questo spazio si chiama la fabbrica dell'animazione, è la prima volta che ospitiamo un incontro di tipo prettamente economico. Ringrazio Shirin che sta facendo le fotografie, che è un po' diciamo la madrina della nostra festa, ok? Nel senso che lei è la persona che cerca di gestire questo spazio concretamente. Adesso lascerò la parola al nostro amico Fabrizio che presenterà gli ospiti e modererà l'incontro, che spero che possa essere di interesse per tutti voi. Grazie. Allora, grazie a tutti innanzitutto per la presenza e ringrazio i relatori, chiedo scusa per il ritardo, purtroppo i treni ci hanno tradito in questa occasione, 50 minuti di ritardo per il treno di Thomas Fazzi che ci viene a trovare da Roma e quindi lo ringraziamo per lo spostamento, ringrazio naturalmente anche Marco Cattano per la presenza e niente, con un po' di ritardo comunque ci siamo, iniziamo insomma. Perché facciamo questo incontro? Io non conosco tutti i presenti, ma credo che bene o male sia probabilmente condivisa la diagnosi della situazione economica e sociale in cui ci troviamo, una situazione in cui ci vengono imposti dei sacrifici totalmente illogici che vanno sotto il nome di politiche di austerità. Naturalmente poi ci possono essere sfumature più o meno importanti, differenze più o meno importanti in relazione all'analisi dei motivi che ci hanno portato in questa situazione, ma direi che è estremamente importante cercare di focalizzarci su quelle che sono soprattutto le prospettive, su come se ne esce fuori da questa situazione. E quindi abbiamo sicuramente due ospiti molto qualificati per parlarne. Thomas Fazzi è autore, ha recentemente pubblicato un testo dal titolo La battaglia contro l'Europa, come un'elite ha preso in ostaggio un continente. Marco Cattaneo è fra gli autori della proposta della cosiddetta moneta fiscale, ha pubblicato vari libri sull'argomento, cura un blog in proposito, così come anche Thomas cura vari siti di informazione in merito a tematiche di politiche europee. Naturalmente ampio spazio al dibattito. Nel senso che quelle che sono le diagnosi e poi le prognosi, come dire, esatto, più o meno infauste, in realtà il problema è che noi riteniamo che la cura ci sarebbe, è chiara, dal punto di vista tecnico, che cosa si dovrebbe fare. Il problema è la creazione della volontà politica per portarla avanti, cioè chi sono i soggetti politici in grado di portare avanti questa cosa e come può diciamo la società civile, la cittadinanza che partecipa, che è interessata a questi temi, cercare di forzare un po' la mano, cercare di spingere la rappresentanza politica verso queste situazioni. Quanto le soluzioni tecniche sicuramente ci sono, possono appunto essere diversificate da chi propugna l'uscita secca dall'euro, chi propugna invece un'uscita più morbida, se vogliamo, come potrebbe essere quella della moneta fiscale, e chi propugna invece altre soluzioni, a nostro avviso, meno funzionali, come possono essere, a mio avviso, di chi parla, diciamo, senza volersi arrogare il diritto di parlare a nome di qualcun altro, a avviso di chi parla, sono meno funzionali come il cambiamento dell'Europa dall'interno, una concertazione con forze esterne alla rappresentanza politica italiana nazionale che sono estremamente difficili da essere portate avanti, come ci insegna anche la recente esperienza. Comunque, naturalmente, se all'interno del pubblico c'è qualcuno che ritiene che anche queste debbano essere le opzioni da prendere in considerazione, il dibattito speriamo serva a chiarirci le idee in proposito. Lascerei quindi la prima parola a Thomas, che diciamo quale ospite è proveniente dal posto più lontano, insomma. E quindi lo ringrazio di nuovo per la presenza e lascio a lui la parola e se ci vuole dire qualcosa in merito appunto al suo ultimo libro pubblicato e a quali potrebbero essere le linee guida per portarci fuori da questa situazione che va sotto il nome di politiche di austerità imposteci da organismi non eletti. La domanda facile.
Così, giriamo l'angolo e usciamo fuori. Allora, grazie dell'invito innanzitutto. Grazie a te per essere qui. Ma diciamo il libro, l'edizione italiana del libro che è uscita ormai insomma un anno e mezzo fa, è una traduzione aggiornata di un libro che è uscito insomma 2 anni e mezzo fa in Inghilterra, in lingua inglese, e che avevo iniziato a scrivere nel 2012, quindi ormai è un libro diciamo che ha quasi 5 anni. E quindi le soluzioni diciamo, che sono proposte nel libro sono un po' diverse da quelle diciamo che insomma, che ritengo invece essere quelle più insomma più utili al momento, perché è cambiato lo scenario e perché sono cambiate alcune riflessioni mie su questi temi diciamo nel libro, quindi che trovate nelle migliori librerie, spero, e diciamo è ancora proposta una soluzione, e, meglio è indicata come soluzione più, più auspicata quella diciamo di una riforma di una riforma complessiva dell'eurozona in una direzione più keynesiana, no? Più progressista, più redistributiva e così via. E oggi diciamo non condividerei più quella, quell'analisi, perché diciamo nel libro con l'analisi lì viene indicata diciamo come quella da preferire in parte perché da un punto di vista diciamo meramente tecnico sarebbe forse quello migliore diciamo, nel senso che è chiaro che un continente che si muove assieme insomma ha sicuramente migliori chance di un singolo paese che va per la sua strada, e poi ovviamente si prendevano in considerazione quelli che erano i rischi insiti in un'uscita unilaterale dall'eurozona, che sono evidenti diciamo a tutti, anche se poi ovviamente insomma ci sono anche opinioni molto divergenti in merito, e se ne può parlare se vogliamo. E, perché oggi la penso diversamente? Perché credo che da un lato diciamo le condizioni politiche sono, insomma, forse c'è chi dirà che non sono mai esistite, forse è vero, insomma se sono mai esistite è chiaro che oggi quelle condizioni lì secondo me non esistono più perché diciamo, quello che la crisi ha provocato è stata diciamo, una divergenza totale tra, insomma, tra nazioni europee, non solo a livello economico e sociale, ma anche a livello politico ed identitario, per cui diciamo, le tensioni anche culturali, identitarie tra paesi non si sono, diciamo, non si sono ridotte in questi anni, e di certo non si sono ridotte, io forse si erano anche in parte ridotte diciamo, fino allo scoppio della crisi, però è chiaro che insomma, negli ultimi 6-7 anni queste divergenze sono esplose. La posizione politica di alcune elite politiche di alcuni paesi, il pensiero va alla Germania, hanno radicalizzato diciamo, le proprie posizioni su quali siano diciamo, le migliori soluzioni per uscire dalla crisi, in peggio, non in positivo, nel senso che se insomma allo scoppio della crisi, ma anche fino diciamo al 2012, insomma c'era almeno un tentativo da un punto di vista puramente comunicativo da parte della Merkel e di altri diciamo di auspicare comunque, no, una soluzione che fosse nell'interesse di tutti, no? E così via, è chiaro che oggi quella, insomma, quel minimo di margine che forse c'era esistito, quella finestra che si era aperta in Germania magari per una soluzione un minimo più solidaristica, oggi totalmente si è chiusa definitivamente, e penso che riaprirla sarebbe impossibile, cioè basta vedere le dichiarazioni non tanto ormai della Merkel, che ultimamente diciamo anche in vista della campagna elettorale diciamo non tende a esprimersi troppo sulle questioni correnti, ma le esternazioni di Schauble, che insomma diventano più aggressive, più violente ogni giorno che passa nei confronti della Grecia. Schauble ha recentemente detto che la Grecia ha bisogno di misure ancora, di austerità ancora più severe di quelle che ha implementato finora, ma anche e soprattutto nei confronti dell'Italia. E infatti la seguono tutta una serie di proposte politiche di riforma dell'Eurozona in peggio, come appunto il divieto alle banche nazionali di detenere titoli di Stato dei rispettivi paesi e tutta una serie di altre soluzioni che ovviamente renderebbero la situazione economica e politica dell'Italia ancora più sostenibile, ed è abbastanza chiaro che queste proposte diciamo sono mirate soprattutto a noi, oltre che a, in generale diciamo ai paesi della periferia, ma è chiaro che l'Italia è ancora considerato un po' il paese indisciplinato da mettere in riga soprattutto diciamo da una,
a una parte dell'elite tedesca. Quindi, insomma, e soprattutto c'è una... Abbiamo solo tante ricchezze da... ci devo sottrarre, questa è la verità. Ah, beh, non certo. Certo. Sempre di meno, ci devo... Sì, sempre ma ancora abbiamo certo. Un po' di tirocolo, ci devono fare assolutamente. E poi c'è anche un'altra questione, che è quella che, diciamo, in Germania ormai sono appunto, diciamo, almeno 4-5 anni che i politici tedeschi raccontano ai propri elettori, e parlo, diciamo, di un po' tutto l'arco politico, quindi non solo il partito della Merkel, insomma, il partito dei democristiani, ma anche il partito socialdemocratico, che sostanzialmente racconta ai propri elettori che la crisi è colpa quasi unicamente dei paesi del sud Europa, insomma, che sono scansafatica, non lavorano, vivono al di sopra delle loro possibilità e così via, no? Frasi che sono dovute sentire ormai sulla stampa quasi quotidianamente. Quindi è evidente che se tu hai raccontato ai tuoi elettori questa storia per 4-5 anni, insomma, è molto difficile a quel punto proporre una strategia che è appunto più solidaristica, no? Che sia più nell'interesse comune dell'Europa, perché questo vuol dire innanzitutto riconoscere di aver mentito ai propri elettori per 4-5 anni, negando quelli che sono le evidenti responsabilità anche della Germania, ma più della Germania in quanto tale, diciamo, delle elite economiche tedesche nel determinare la crisi dell'Europa, diciamo, nell'aver contribuito alla struttura dell'Eurozona, che è, come sappiamo bene, di buona parte, diciamo, di ispirazione tedesca, e poi di aver peggiorato drasticamente la crisi proponendo una serie di soluzioni totalmente, ma neanche folli, diciamo, perché alla fine c'è una logica di tutto questo, ma totalmente deleterie per una serie di paesi, insomma, soprattutto quelli della periferia. Quindi, di fronte a questo scenario qua, e dando per assunto, diciamo, che una strategia di riforma dell'Eurozona richiederebbe la partecipazione della Germania, in quanto, diciamo, dell'Eurozona in quanto, nella sua, diciamo, formazione attuale, in quanto paese diciamo, più importante dal punto di vista senz'altro economico dell'Eurozona, che se uno accetta una riforma richiederebbe il contributo della Germania, e se accettiamo che la Germania, insomma, ad oggi è quasi impossibile immaginare che la Germania possa nel futuro prossimo, ecco, diciamo, se non proprio oggi, accettare una riforma dell'Eurozona nella direzione più keynesiana, anche perché poi c'è un altro problema, cioè che i tedeschi, diciamo, sono anche un po' strutturalmente anti-keynesiani, cioè non è che è solo colpa della Merkel, ma c'è, diciamo, una cultura politico-monetaria in Germania che avversa le politiche di tipo keynesiano, almeno dalla seconda guerra mondiale poi, se non da prima, diciamo, per una cultura appunto politico-monetaria che in Germania è molto radicata e che per i tedeschi funziona anche abbastanza bene, nel senso che è una cultura politica e monetaria che è funzionale poi all'economia tedesca, ma non a quelle, diciamo, di altri paesi come può essere il nostro. Quindi si crea un problema per cui, se anche si riuscisse a creare un'improbabile, diciamo, alleanza di paesi, non so, della periferia o del sud Europa, no? A volte sennò c'è chi propone un'alleanza di paesi latini senza la Francia, comunque, diciamo, un'alleanza di paesi mediterranei, che sarebbe la condizione minima necessaria per poter esercitare una pressione sufficiente sulla Germania per poter indurla, diciamo, ad accettare una riforma appunto nella direzione keynesiana, l'esito più probabile non sarebbe, secondo me, l'accettazione della Germania di queste riforme, ma semmai la fuoriuscita della Germania insieme, diciamo, a tutto il blocco del nord, perché ormai possiamo parlare di una vera e propria grande Germania che include, diciamo, tutto un po' le economie nordiche che ruotano intorno all'economia tedesca e che hanno un modello economico che è molto simile a quello tedesco, per cui rivolto alle esportazioni e così via, quindi Olanda e altri paesi. Quindi ci troviamo di fronte a un paradosso, cioè se anche nell'improbabile eventualità che si riuscissero a creare le condizioni politiche per esercitare una pressione sufficiente sulla Germania per accettare diciamo, delle proposte sensate, e determineremo le condizioni per la rottura dell'Eurozona, perché è chiaro che una fuoriuscita dalla Germania determinerebbe una rottura dell'Eurozona nella sua forma attuale, con tutta una serie di conseguenze, cioè, è molto, anche perché è molto difficile immaginare che l'Eurozona potrebbe sopravvivere se la Germania e tutti, diciamo, i paesi che le ruotano attorno uscissero dall'euro. È molto probabile che a quel punto tutta l'impalcatura cadrebbe. Insomma, ci vorrebbe una gestione politica molto molto illuminata per gestire una transizione di quel tipo lì, che non c'è oggi in Europa, ovviamente.
E quindi, cioè, questo, diciamo, mi sembra un po' l'elemento principale che mi porta a dire che proporre soluzioni di carattere, diciamo, ecco, pan-europeo, o che almeno, diciamo, includano i paesi principali dell'Europa, quindi Germania, Francia, noi, i paesi fondatori, diciamo, non è una strategia più auspicabile, cioè non è realistica. E quindi, diciamo, questa secondo me è una considerazione a cui ormai stanno arrivando anche tanti esponenti, anche tanti intellettuali, per esempio fortemente pro-europei, cioè penso a Stiglitz, a De Grauw e a tanti altri, diciamo, che sono stati estremi sostenitori dell'euro, ma che oggi dicono, cioè, riformare l'euro in una direzione più progressista, diciamo, per capirci, non è fattibile. E quindi c'è una presa di coscienza, diciamo, di questa irriformabilità dell'eurozona, anche, diciamo, in ambiti non solo eterodossi, critici, ma anche mainstream. E questo credo che sia significativo. Ma lo vediamo anche, diciamo, basta leggere un po' gli editoriali che capita ogni tanto di leggere ormai anche sui giornali italiani, penso soprattutto al Sole 24 Ore, forse, diciamo, il miglior giornale che c'è in Italia, paradossalmente, forse anche quello di sinistra per certi versi, che, diciamo, ha ospitato tanti articoli critici, molto molto critici nei confronti della moneta unica e così via. Quindi c'è una presa di coscienza da parte di un ceto intellettuale europeo, non anche, insomma, tanti americani dicono la stessa cosa, ma loro lo dicono da sempre, ma anche, diciamo, di alcuni elementi delle elite economiche di certi paesi, appunto penso ancora all'Italia, cioè, nel senso, c'è una basta vedere anche le uscite, per esempio, di alcuni banchieri, insomma, no? C'è una presa di coscienza che effettivamente che l'eurozona è insostenibile anche tra quei ceti economici che sono stati, appunto, i più estremi sostenitori dell'eurozona, proprio perché era, diciamo, è stato nei loro interessi ed è un sistema che abbiamo beneficiato per tanto tempo, soprattutto perché gli ha permesso di condurre un attacco, diciamo, abbastanza diciamo violento nei confronti delle classi lavoratrici, insomma delle classi subalterne in generale, ma contro il quale ora quello stesso sistema comincia a ritorcersi contro. E quindi, ecco, se aggiungiamo poi a questo scenario qua il fatto che negli ultimi anni abbiamo visto l'emersione di forze diciamo di destra, di estrema destra, che ormai spingono apertamente per un'uscita di alcuni paesi dall'euro, insomma il caso più eclatante ovviamente quello della Le Pen, che, insomma, secondo me potrebbe anche a questo punto insomma, vincere le elezioni, non è da escludere, è chiaro che lo scenario si complica ulteriormente. Quindi è chiaro che immaginare quelle proposte di riforma dell'eurozona che, insomma, potevano magari avere un senso anche, diciamo, sì, insomma, e per i più ottimisti, come magari l'euro io qualche anno fa, oggi mi sembrano del tutto irrealistiche. Quindi la domanda è se si accetta che una riforma progressista dell'eurozona non è possibile, a quel punto rimangono due scenari, cioè, nel senso, o si accetta di vivacchiare, o si accetta, diciamo, una morte lenta all'interno di questo sistema qua, e perché si dice che non c'è alternativa. È incredibile vedere quante persone a sinistra sono disposte ad accettare che l'eurozona, uno, non andava, due, è stata devastante e non è riformabile, però non si può uscire. Cioè, questa mi sembra una posizione legittima come tutte le posizioni, ma dal punto di vista politico totalmente deleteria. Cioè, nel senso, è chiaro che, cioè, dove vai? Cioè, con chi vuoi portarti dietro con una posizione che sostanzialmente dice non si può riformare l'eurozona, ma non si può neanche uscire, quindi, diciamo, così, cerchiamo di vivacchiare, intanto cerchiamo di, non so, di mettere insieme i pezzi della sinistra o quello che è, e in attesa di tempi migliori, no? Che è un po', diciamo, così, una posizione della sinistra, è stata, diciamo, molto, molto diffusa per tanti anni, no? È una questione di rapporti di forza, dobbiamo creare condizioni migliori per cambiare le cose, aspettiamo, no? Ecco, cioè, se magari si poteva aspettare fino a qualche anno fa, mi sembra evidente che ora questa posizione, come dire, del non decido o mi prendo tempo, non è più accettabile, secondo me. Anche perché vuol dire, appunto, consegnare, cioè ridurre lo scontro a uno scontro tra, diciamo, l'establishment neoliberista e le forze di destra. Cioè, diciamo, è accettare che la sinistra non ha nessun ruolo
da giocare in questo frangente storico, perché è chiaro che se assumere questa posizione vuol dire accettare che al massimo uno può, diciamo, puntare a piccoli aggiustamenti, diciamo, piccoli aggiustamenti incrementali, e forse, se siamo fortunati, al sistema attuale. Una posizione non particolarmente, diciamo, affascinante, che però non hanno neanche tante alternative, cioè, voglio dire, la sinistra, di fronte allo specchio che si assume una responsabilità storica di questa portata, cioè, con che credibilità può fare qualsiasi discorso a chiunque? Benissimo. No, ma infatti questo è un problema fondamentale, se si arriva, diciamo, inizio, se questo è un ragionamento che vale per tanti paesi, in Italia la situazione è ulteriormente peggiorata dal fatto che la sinistra, diciamo, si sia cacciata, diciamo, in una situazione quasi irrecuperabile, come dici tu, cioè, nel senso, se sommiamo il tradimento, diciamo, nei confronti delle classi lavoratrici, insomma, che si è verificato negli ultimi 30 anni, all'adesione incondizionata al processo di integrazione economica e valutaria europea, diciamo che è al fatto che, appunto, in alcuni casi la sinistra è stata una sostenitrice ancora più entusiasta della destra, diciamo, se pensiamo, diciamo, soprattutto all'eurozona, cioè l'eurozona, questo in effetti non è neanche solo un problema italiano, l'eurozona l'euro è di fatto una moneta che è figlia soprattutto, diciamo, di Jacques Delors, che appunto era un socialista francese che negli anni 80 è stato presidente della Commissione Europea e che è stato colui che praticamente da solo quasi ha convinto un po' tutta l'Europa a fare sta cavolo di moneta che al tempo non voleva nessuno, e appunto un socialista, e quando i socialisti erano, diciamo, molto più radicali di oggi, e quindi c'è un problema, diciamo, anche appunto di da un lato di assumersi una responsabilità che tanti non sono disposti a fare, e infatti quello che vediamo, diciamo, secondo me tanti a sinistra oggi, diciamo, condividono più o meno questa analisi, ma avendo investito così tanto politicamente e umanamente in un progetto, come dire, diciamo che sarà difficile che il PD ci porti fuori dall'euro, insomma. Ma non solo il PD, ma anche la sinistra radicale, perché appunto vediamo che gran parte della sinistra radicale, se prendiamo, non so, per esempio, quello che era il partito della sinistra radicale, cioè il partito della Rifondazione Comunista, è ancora un partito, diciamo, fortemente filo euro, per capirci, diciamo, questa è un po' la situazione. E quindi sì, io sono d'accordo sul fatto che effettivamente, diciamo, qualunque progetto politico che abbia sinistra nel nome quasi sicuramente non ha nessuna chance, diciamo, di creare un consenso, diciamo, significativo attorno a sé, almeno in Italia, credo. Detto questo, diciamo, da persona di sinistra mi chiedo comunque, diciamo, quali soluzioni alternative si possono provare, e una strada che si sta tentando di fare con alcuni ragazzi, appunto, è un progetto che si chiama Senso Comune, che è un tentativo, diciamo, di sviluppare un discorso che sia, diciamo, progressista, che sia di sinistra, sì, sinistra, ma che, diciamo, da un lato, insomma, butti via tutte le vecchie categorie, diciamo, della sinistra anche marxista, che oggigiorno sono difficilmente applicabili, cioè l'idea che la sinistra debba rappresentare la classe operaia, che appunto, cioè, la classe talmente disgregata che è anche difficile parlare di una singola classe, ma che si sappia aprire anche alle istanze, diciamo, di altri elementi delle classi subalterne, cioè, quindi ovviamente abbiamo i disoccupati che ormai sono una classe a sé, ma anche i piccoli commercianti e così via, cioè tutta una serie di categorie che la sinistra storicamente ha, insomma, non sempre sostenuta e aiutato, ma che in questo momento qua, diciamo, potrebbero essere coinvolte in un progetto anche di emancipatorio, anche, diciamo, di rottura nei confronti dell'establishment, proprio perché sono categorie che stanno soffrendo per via di questa disoccupazione, dell'attuale assetto economico in cui viviamo. Quindi c'è un tentativo di sviluppare quello che alcuni definiscono, no, populismo di sinistra, diciamo, per così dire, però comunque un discorso che sappia, diciamo, che, insomma, che faccia un po', che butti a mare un po' tutto il linguaggio, anche i comunicare storici della sinistra, e che sappia portare avanti un discorso di emancipazione, ma nuovo. E quindi questo è un tentativo che si sta cercando di fare, partendo, diciamo, dall'assunto che, diciamo, rimettere al centro la questione nazionale è fondamentale per qualunque progetto, diciamo, che voglia essere di sinistra, che abbia sinistra nel nome o no, diciamo, è fondamentale, perché quella è, diciamo, la questione centrale che oggi c'è in Europa, cioè, nel senso, bisogna tornare a parlare della questione nazionale e dell'incompatibilità, diciamo, strutturale tra
tutta una serie, diciamo, di diritti, di garanzie che siamo stati abituati a conoscere, e il processo di integrazione economica e valutaria europea. E questa, diciamo, un po' l'analisi macro e, secondo me, l'analisi politica del momento. Cioè, bisogna capire un po' anche come situarsi all'interno poi di tendenze storiche in cui non siamo in controllo noi, cioè diciamo, tendenze storiche in cui se la battono l'establishment e appunto le destre, non è in alcuni casi anche le destre estreme. E questo uno deve anche porsi la domanda di come mi situo io, cioè anche se ci fosse una forza di sinistra, prendiamo un paese come la Francia, in cui c'è una sinistra disgregata, insomma, però c'è, diciamo, la situazione è così drammatica come in Italia. È chiaro che nel momento in cui la Le Pen dovesse vincere le elezioni e dovesse proporre, poniamo, un referendum sull'euro, è chiaro che la posizione della sinistra non può essere quella di dire: ah, visto che la Le Pen propone uscita dall'euro e visto che la Le Pen è di destra e noi siamo di sinistra, allora noi difendiamo l'euro, no? Diciamo un po' la posizione che però la sinistra ha preso nei confronti del Brexit, nei confronti delle elezioni americane, e insomma la lista potrebbe essere lunga. Cioè si dice, non so, nel caso della Clinton e di Trump, si diceva non siamo né con l'uno né con l'altro, però poi alla fine siamo la Clinton, cioè fondamentalmente. E, quindi è chiaro che, diciamo, al di là poi delle considerazioni di merito, è una posizione che politicamente è debole, nel senso perché poi poniamo che, cioè, come abbiamo visto nel caso del Brexit, cioè, nel momento in cui vince la soluzione proposta dalle destre e tu hai sposato, diciamo, la soluzione invece del, insomma, del rimanere dentro l'establishment, cioè, tu che autorità politica e morale c'hai? Anche per avere, diciamo, una voce in capitolo poi nella gestione della fase post referendum, post uscita o quello che sia, cioè, non hai nessuna credibilità. Per cui, diciamo, è anche importante porsi delle domande di questo tipo qua. Credo infatti la sinistra francese se le sta ponendo, cioè Mélenchon, un candidato della sinistra, ha un programma, diciamo, che è abbastanza chiaro sulla posizione da prendere nei confronti, diciamo, dei trattati europei. Cioè, sì, diciamo, opzione A, si prova, diciamo, sì, proponiamo tutta una serie di soluzioni che sono quelle che ormai conosciamo da sempre, che no, cioè, maggiori investimenti pubblici a livello europeo, diciamo, una riforma della banca centrale e così via. Però se queste riforme non dovessero essere accettate, siamo pronti ad uscire. E è evidente che è un po' un escamotaggio, cioè, nel senso, perché ancora non c'è il coraggio di mettere il piano B al posto del piano A, ma, diciamo, è chiara la posizione di Mélenchon su questo tema. In Italia, ecco, c'è ancora, insomma, molta timidezza su questi temi, appunto, anche perché si tratta innanzitutto di fare una mea culpa, cioè, nel senso, come posso essere quello che, cioè, io sto qua a fare un discorso che è molto diverso da quello che trovate nel mio libro, per dire, cioè, secondo alcuni dovrei, come dire, visto che ho scritto penso certe cose nero su bianco, allora non dovrei mai più cambiare posizione, no, perché, cioè, però è chiaro che non tutti sono disposti, no, a fare una operazione anche su se stessi, questo è un po' qua. Quindi, però allo stesso tempo qualcosa si sta muovendo, cioè dentro sinistra italiana, prima che si comincia, diciamo, a riflettere in maniera, insomma, onesta su questi temi. Domani c'è un bel incontro sempre qua a Milano, che è proprio appunto sul rapporto tra sinistra e sovranità nazionale e anche Unione Europea, in cui ci saranno, parlerò io, ma ci saranno anche Fassina, Da Torre, Bagnai e tanti altri, e, in cui si discuterà di questi temi qua. E quindi, insomma, Il dibattito c'è, appunto, ci sono anche tentativi con quello di senso comune di fare delle cose diverse da quelle che si sono fatte fino ad ora, quindi insomma qualcosa si sta muovendo. E questa, diciamo, un po', secondo me, la situazione al momento, per la mia opinione, è come io vedo le cose. Io volevo, prego, ti rispondo, ascolto anche cose sensate. Poi mi fermo a riflettere e dico, magari sei. Questo, diciamo, ci sarebbe sulla sinistra, però se aveste vinto il referendum voi, cioè tu come ti saresti sentito all'interno di quella prospettiva lì? Posso garantire che il referendum non lo voleva lui, giusto per la cosa lì, prego. Come si sarebbe sentito lui alla luce delle sue riflessioni di oggi? Di quale referendum? L'ultimo referendum. Se avesse vinto il sì, se avesse vinto il sì. Se avessi visto il sì, come ti saresti sentito all'interno di quello scenario? Male. Sostenuto il no, ovviamente. Certo.
perché vorrei capire all'interno di un dibattito di sinistra, le sue idee, lui è portatore all'interno di un dibattito di sinistra di un certo tipo di istanze che non sono propriamente quelle della sinistra, o lo vuoi negare? No, però non quindi io sono interessato al suo pensiero, non sono quelle della sinistra istituzionale, come si sarebbe mosso all'interno di quella situazione lì? Io ti sto invitando ad una riflessione differente, nel senso non ho capito dove vuoi arrivare, cioè nel senso io sto in un gruppo che inserire la situazione politica in Italia, cioè io sto in un'area, sto in un'area se quest'area mi rappresenta profondamente, se quest'area non mi rappresenta profondamente come faccio a stare lì? La prima domanda è perché tu dici è la sinistra che ha proposto il sì, vabbè, ma è chiaro che io non considero il PD di sinistra, cioè nel senso partiamo da questo presupposto, non capivo neanche la tua domanda, ma vabbè, è chiaro che se tu dici per te la sinistra è quella, ma è chiaro che nel senso non considero il PD di sinistra, considero una forza di destra con i difetti, cioè quindi è chiaro che poi bisogna anche capirsi sulle definizioni qua, perché quello che per te è sinistra per me non è sinistra. È una forza di Stato, probabilmente perché il suo discorso lo incidilo in quale come forza di Stato, che si oppone di destra finanziaria, che si oppone alle cosiddette destre popolari, alle Verdi, che poi in Italia non lo so, Salvini probabilmente, evidentemente classificare il PD di sinistra risale probabilmente a una grossa intuizione di Kissinger sostanzialmente, quindi cioè al limite ecco magari l'opzione che si può fare siccome gli è andata benissimo, nel senso le destre che si sono travestite da sinistra hanno fatto tutti che hanno voluto, magari non so, la sinistra può fare lo stesso, si tramuti da destra, si travesta da destra e poi applica le politiche di giustizia sociale. Ho fatto questo invito a lui perché semplicemente ho trovato il conto giusto su destra e sinistra, le sue idee interessanti, e mi sono detto se lui sta nella sinistra e avesse vinto il sì non si sarebbe sentito, questa è la prima volta. Non è il mio campo quello, nel senso quella non è la mia, non è la mia sinistra, se la vogliamo considerare sinistra, no? Anche perché tutte le forze della sinistra, diciamo della società civile e così via, sono schierate col no, quindi non è che dici c'è stata una sinistra, non subito. A metà del quadro si sono schierate col no, subito all'inizio erano silenti. Alcune forze sicuramente sì. Diciamo che onestamente io ho apprezzato quando si è elevata la coscienza popolare all'interno di quella fazione, l'ho apprezzato moltissimo, perché ho detto ancora qualcuno che ha l'onestà di credere in qualche cosa profondamente, di rappresentarsi fisicamente, ok, non assoggettato. Perché se poi vado a vedere 600.000 euro che incassa Berlusconi e 7 milioni di euro del PD, qualche altra riflessione mi viene nella testa. Dico, stavano zitti, va bene. Però invece si sono tirati fuori. E questo l'ho apprezzato moltissimo, devo dire onestamente. Chiaramente, vabbè, la battaglia referendaria è molto più ampia del discorso destra-sinistra, evidentemente. Insomma, comunque sì, è evidente, mi sembra che il primo strappo abbia fatto l'Ampi, voglio dire, del mondo di sinistra che si è chiaramente schierato per il no immediatamente, in grosso ritardo sicuramente la CGIL, comunque sia quello che segnala Thomas è che c'è un dibattito embrionale finalmente anche a sinistra sulla necessità fondamentale di recuperare le sovranità nazionali, monetarie e finanziarie senza le quali è impossibile portare avanti politiche di giustizia sociale. Quindi è un dibattito embrionale da un punto di vista dell'immediato. Purtroppo, dal punto di vista dell'immediato, la rappresentanza partitica evidentemente non c'è, non una rappresentanza che abbia uno spessore da poter portare avanti a livello governativo una cosa del genere, perché appunto cosa ci sarà? La sinistra italiana che ha un 3-4% di consenso. Quindi la situazione è questa. Però, ecco, io adesso magari passerei la parola anche a Marco, perché probabilmente la possibilità di portare avanti politiche di, chiamiamole così, tra virgolette, giustizia sociale, non è che sono legate necessariamente alla dialettica destra-sinistra che abbiamo visto è servita soprattutto ad imbrogliare probabilmente gli elettori che sulla fiducia votavano partiti nominalmente di sinistra che poi applicavano politiche di estrema destra finanziaria e anche di estrema destra sociale, perché poi bisogna distinguere anche, insomma, non è esattamente la stessa cosa
quindi una politica di, delle mega, a favore di mega corporation, istituti sovranazionali, rispetto alle politiche che propugnano certi partiti di destra, diciamo così, popolare, sociale, sì, insomma, ci sono divergenze anche in quelli. Però forse non sono solo, è solo il contenuto dei partiti, lo possiamo puntare su altre strade, Marco, secondo te, per portare avanti delle politiche che ci portino fuori da questa gabbia drammatica dell'austerità fiscale, anche nel panorama e nel contesto attuale? Allora, possiamo puntare la possibilità di esistere. Io ho cominciato a occuparmi di quelle tematiche grosso modo proprio durante il movimento, penso anche su quello di cui Thomas scrive la politica sul liberazione del 2012, l'acme della situazione è stata raggiungendo certi vertici di drammaticità. Sono partito non da un'analisi politica, ma da un'analisi tecnica, anche perché a volte mi rimprovero, magari anche con ragione, di trascurare un po' certi elementi di natura politica. Anche perché il mio background professionale è quello di un operatore finanziario. Il mio campo è cercare di capire, interpretare e disegnare certe soluzioni a problematiche che hanno un contenuto tecnico. È chiaro che il livello politico non solo si può trascurare, ma anche fondamentale. È anche vero che però a volte politicamente si fa il lavoro opposto. Cioè il dato tecnico si trascura come se fosse rilevante, invece. Quando si parte da un'analisi scorretta dell'elemento tecnico si finisce per fare l'euro, cioè siccome ovviamente la grande visione degli Stati Uniti d'Europa che appartengono tutti, costruiamo un meccanismo che ha delle falle logiche, tecniche, paurose, denunciate, scritte da comunisti di tutte le scuole di pensiero fin dagli anni 50, 60, 70, e poi scopriamo che abbiamo costruito un mostro totalmente disfunzionale e non capiamo più come. Allora, la riflessione effettuata è quella di dire, siccome la rottura del regolo è un problema operativo, secondo me non insormontabile, ma sicuramente complicato, ed è un problema di formazione di consenso, perché come si effettua, cioè, voglio dire, ne parlavo prima con alcuni di voi, nel 92 si è rotto lo SME. Lo SME era un accordo di cambi fissi. L'accordo dei cambi fissi è un impegno dei vari stati a mantenere certe parità di cambio che veniva supportato dal fatto che le banche dei vari paesi avevano le riserve valutarie e sostenevano il carico della propria moneta nel momento in cui c'era il rischio di una rottura delle parità. Il problema dello SME è che a un certo punto, di questo tipo di assetti, è che a un certo punto le riserve di valuta finiscono, vanno. Allora, quando nel settembre 92 l'Italia è uscita dallo SME, e ricordiamo, non è uscita da solo, sono uscite contemporaneamente Italia, Spagna, Svezia e Regno Unito, che non è opportunato per il paese, ma non è un fenomeno che ha riguardato solo l'Italia. Non è perché ci si è messi a fare un'analisi politica, si è ricercato un consenso, si è andati a capire chi è che poi doveva portare avanti il discorso riguardo l'implementazione, si sono finite le riserve, si è rotto un meccanismo. Nel momento in cui l'ordine dei prodotti si verifica, c'è confusione, turbolenza sui mercati finanziari, però insomma, con la fatta troppo alta di qualche settimana o di qualche mese si trova un nuovo assetto. Il problema dell'euro, e non è una scoperta questa, è che è stato costruito apposta perché fosse difficile da rompere. È stato costruito perché fosse irreversibile. E questa è la follia del progetto. Cioè si costruisce una cosa che è orientata e finalizzata a un certo tipo di evoluzione politica, ha ragione Toro, possiamo discutere. La si implementa, si sa che ci sono dei problemi tecnici, dei problemi di conseguenze economiche, che non so ben comprese, che possono essere negative. In tanti hanno detto, guardate, questa cosa rischia di non funzionare. E la risposta era il discorso che faceva per esempio Prodi. A un certo punto una crisi forzerà l'adozione di soluzioni virtuose, redistributive, keynesiane, che rimettono a posto tutta la situazione. È arrivata la crisi e si è scoperto che in realtà qualcuno guadagnava, qualcuno perdeva e che quelli che guadagnavano non avevano nessuna intenzione di fare assolutamente niente in direzione finalizzata a riequilibrare gli assetti. Allora ci troviamo con un meccanismo che è difficile forse più politicamente che tecnicamente da modificare.
questa è un po' la riflessione del principio. In quel momento io e quel gruppo di ricercatori, di studiosi che sono radunati intorno a queste idee, ci siamo detti, vabbè, che cosa si può fare di diverso? E che cosa si può fare di diverso ci ha portato a una conclusione che tecnicamente, tutto sommato, è abbastanza conseguenziale. Cioè, se abbiamo una cosa che non va, ma è difficile romperla, non dico impossibile, ma difficile, abbiamo un meccanismo, abbiamo un ingranaggio, quindi un problema, proviamo a vedere se si riesce a risistemarlo inserendo una rotella in più, un ingranaggio complementare che sistema alcune inefficienze. L'ingranaggio a cui si è pensato è una forma di moneta parallela, ovvero partiamo dal presupposto che sia un problema a rompere l'euro, non lo rompiamo, quindi continua ad esistere la BCE, continua addirittura ad esistere i trattati così come sono oggi, addirittura il pareggio di bilancio e il fiscal compact. Però il pareggio di bilancio e il fiscal compact li definiamo nel senso, poi dovrebbe essere il senso di sostanza in effetti, che i vari stati hanno un plafond, un plateau, anzi, di debito pubblico che oltre quello non vanno. Perché in pratica con il Waterbury Test 2012, combinato poi con l'obbligo di pareggio di bilancio, che cos'è che ha detto in buona sostanza la BCE? Il debito pubblico è garantito, ma dovete impegnarvi a non aumentarlo ulteriormente. Questo cosa significa però? Che c'è la garanzia, ma la garanzia condizionata al fatto di non poter effettuare politiche espansive nel momento in cui le economie sono ancora molto al di sotto del livello di preoccupazione, cioè non si è assolutamente recuperato il livello pre-crisi, salvo in un paese, guarda caso per la Germania, e tutti gli altri però si devono bloccare e vincolare, quindi praticamente rimangono stallati, non hanno più la possibilità di usare l'acceleratore nel momento in cui serve il banco. Allora, partiamo dal presupposto che questo assetto debba essere mantenuto e diciamo l'indebitamento pubblico è quello che può dar luogo a default, perché con l'indebitamento in euro e i singoli stati la macchina da stampa dell'euro non ce l'hanno più, ci impegniamo a mantenerlo a quel livello e non a crescere. Abbiamo ancora la possibilità di introdurre uno strumento monetario complementare che è stato disegnato, concepito come questo. Ci sono in teoria vari modi, in pratica l'unico realmente efficace, a mio parere, è costruire una forma di titolo complementare che può essere utilizzato per pagare le tasse. Quindi un titolo fiscale, certificato di credito fiscale, questa è la denominazione più usata. Questi titoli vengono emessi, vengono assegnati gratuitamente a varie categorie di soggetti, quindi possiamo integrare retribuzioni, effettuare azioni di spesa sociale, azioni pensionistiche, stimolare investimenti, quindi cofinanziare interventi, opere pubbliche, comunitarie, eccetera. E anche migliorare la competitività delle aziende assegnando titoli in funzione dei costi di lavoro sostenuto. Il che vuol dire che riequilibriamo la competitività delle aziende, perché su 100 il costo del lavoro li riduciamo di 5, 10, 7, 8 assegnandogli sostanzialmente un titolo che ha quel valore. Per cui all'Unione Europea in pratica diciamo, cari amici, il debito in euro non salirà mai, però noi abbiamo questo cuscinetto, questa possibilità di utilizzare uno strumento parallelo che a te non deve preoccupare, perché è uno strumento che non può dar luogo a rischi di default. Io non devo rimborsare in euro un titolo fiscale, devo semplicemente impegnarmi ad accettarlo a riduzione di tasse. Questa è una brevissima sintesi, adesso non parlo la proposta con dettagli tecnici, state trovate nel libro che abbiamo pubblicato, nel blog mio, eccetera. Però questa è la sostanza, poi se qualcuno appunto qualche domanda specifica, ma il concetto fondamentalmente è dire il sistema euro rimane in essere. L'indebitamento in euro non sale rispetto a quello attuale e qua abbiamo questo cuscinetto.
Quindi questo strumento che può essere emesso nella misura necessaria a fare spesa sociale, a fare il consiglio di domanda e a ripristinare condizioni di bilancio occupazionale e come mi richiede impiego. Questo è un assetto che dal punto di vista tecnico funziona. È in grado sostanzialmente di costruire un sistema che nel tempo può essere stabile. A volte devo dire, parlandone con vari esponenti delle scuole di pensiero, quelli che io chiamo euro breakupers, no? Uno euro, questa affermazione mi fa considerare troppo moderato, perché la reazione di molti è, una volta che si è partito su questa strada, la conseguenza finale che parte la deriva riporta comunque all'uscita. Cioè, a un certo punto in pratica il titolo fiscale nazionale diventerà sostitutivo dell'euro, l'euro diventerà sempre più marginale e dal sistema esce. Questo qualcuno lo vede positivamente, qualcuno lo vede con un rischio, perché il sistema di costi è una possibilità. È una possibilità in natura politica. Sul piano strettamente tecnico, comunque ci sono le soluzioni per adottare una strada di questo tipo e per farlo. Una cosa che ha detto Thomas, tra le varie che condivido moltissimo, tra l'altro, e che poi si collega anche a questa proposta, è che se vogliamo andare su una via del genere non possiamo però pensare di andarci in conseguenza di un accordo con l'Unione Europea, con la BCE o con la Germania. Cioè non possiamo andare a dire facciamo questa cosa che cosa ne dite. Dobbiamo farla e basta. Dire guarda, questo strumento è nella potestà legislativa dello Stato italiano di emetterlo. Non rompe nessun trattato, anzi addirittura permette di rispettare dei principi come la mancata crescita dell'indebitamento pubblico in euro, che oggi in realtà si sta provando disperatamente ma non si riesce a rispettare. Non aumenta i rischi di instabilità finanziaria. Quindi io ti racconto cos'è perché ho un segreto, però non è che vengo a chiederti autorizzazione di nulla, lo faccio e basta. Se poi non ti piace, che fai? Prendi tua responsabilità a questo punto di scatenare la rottura. Io penso che la BCE questo non lo farebbe perché sarebbe un suicidio. Però bisogna essere preparati a queste eventualità che dal punto di vista delle conseguenze politiche è chiaramente molto difficile da prevedere nelle sue condizioni. E dire, siccome queste sono le condizioni minimali per avere in piedi un sistema che altrimenti non funziona, a questo punto o così, o se si deve andare alla rottura, va bene, sarà innescata da qualcun altro. Semplicemente, se l'Italia adottasse questa strada, di stare da altri paesi, eviterebbe di essere il soggetto che si prende la responsabilità di innescare l'inflazione. Questa è una via che non vi so dire assolutamente se sia più o meno probabile di altri, una via che tecnicamente però ha una sua fondatezza, è una proposta che è diversa rispetto a quella utopistica, in pratica, di rinegoziare i trattati, è tecnicamente molto più semplice da adottare rispetto al precapo, perché qui si tratta semplicemente di emettere una legge ordinaria. Non serve referendum, non serve nulla di particolare, e la cosa potrebbe addirittura essere oggetta di non serve uscire in un weekend, come si dice, il precapo, perché chiudiamo le banche, come dire che siamo con la conversione trasformazione i problemi operativi. L'euro rimane, ma a fianco dell'euro c'è un'altra cosa che è semplicemente una nuova forma di attività finanziaria, una nuova forma di turismo. Se ne mettono costantemente di vari tipi di natura e questo sarebbe semplicemente punitivo. Quindi tecnicamente e operativamente è la possibilità che vedo io, che ci sono idee mille volte migliori di cui non sono conoscente, l'unica teoria che altre che mi sembrano facilmente applicabili però non esiste e sforo a presentare. Credo che sia la via francamente più semplice e più già che sono sull'argomento, penso che vale per, poi voi mi sentite di dire queste cose e probabilmente la reazione di qualcuno che mi sente parlare per la prima volta sarà vabbè sì, ok. In pratica se vai a presentare questa cosa, cioè, con chi ne stai parlando, che possibilità ci sono, nei confronti delle forze politiche
ci siamo mossi e credo che a questo punto abbiamo raggiunto una copertura abbastanza totale, perché abbiamo contatti in corso col governo, siamo arrivati a parlare con esponenti del Ministero dell'Economia e quello dell'Ordineria Generale dello Stato, finito sul tavolo del Direttore Generale del Tesoro, è stata presa in esame, la reazione è stata, al di là di alcuni dettagli operativi che adesso sarà un po' lungo esporre, alcune varianti suggerite eccetera, ma la sostanza del discorso è che si può fare e non è stata ravvisata nessuna incompatibilità con i trattati. A questo punto ti chiedi, beh, allora perché non la facciamo? Risposta, rimaniamo in attesa di input politici. Per me vuol dire banalmente il PD al governo equivale a dire che in Italia oggi governa l'Unione Europea. Quindi il PD non l'ha fatto perché non lo vuole fare, e qui finisce il discorso. Devo dire che mi ha perfino stupito che questa ipotesi è stata comunque presa in considerazione e qualcuno ci abbia lavorato sopra in maniera approfondita per arrivare a questa conclusione, a questa risposta, almeno per il momento. Questo è quanto più. Abbiamo parlato con esponenti di Giulio Italiano, Fassina in particolare. Io di Fassina personalmente ho anche avuto la comunità. Perdonateci, ma noi abbiamo l'aereo e se no non riusciamo più a tornare a casa. No, beh, buon rientro, grazie per la presenza. Un discorso molto interessato, quello dei certificati di credito fiscale. Come manovra d'emergenza, nato in libro, non come soluzione di credito. E poi, questa è una piccola precisazione, molte volte si scambia il concetto di uscita dall'euro come domani in Italia un dito, un politico, perché non accetto più l'euro. Si può rimettere in circolazione una moneta, cioè su un decreto, da domani si pagano le tasse in lire e uno sceglie liberamente pagare. Certo. Ma le due sono destinate a convivere in questo schema. Sono uguali, è molto simile. Assolutamente. Si obbliga praticamente sempre le banche ad avere conti correnti multivaluta. Cioè il cittadino trasla la valuta euro, lire, senza rompere la clave, e paga le tasse in funzione del momento, se ha più lire, più euro. Ci sono poi altri elementi, decreti che questo dovrebbe fare per ovviare questo problema. Sì, ma l'intervento della tua tecnica è un pochino più articolata, però la sostanza è quella. La sostanza è quella, è molto vicino, però come in termini di cultura del sistema lo accetto come soluzione. Sì, perché approfitto solo proprio un secondo, Maurizio, sì, un secondo e ti lascio, cioè sostanzialmente il concetto dei crediti fiscali è che se lo Stato italiano non può emettere neanche 10 euro, per dire, può tuttavia emettere uno sconto fiscale pagabile solo in Italia del valore di 10 euro. Assolutamente. Sostanzialmente cos'è? È l'euro italiano, cioè è parte della nuova moneta italiana e la moneta nazionale che può diventare ed è euro. Grazie alla sovranità fiscale che compete ancora agli Stati nazionali, può essere emesso, come dice Marco, tramite una legge ordinaria. Non si deve negoziare nulla con la Germania, con la BCE, zero di zero. Ci vuole solo la volontà politica di un governo che l'attua e non deve fare modifiche di trattati. L'unica cosa, la legislazione nazionale, come ha introdotto gli 80 euro Renzi, però coperti da tagli, la società dovrebbe introdurre i crediti fiscali che non dovrebbero avere alcun tipo di copertura. Devo essere una manovra espansiva. Una manovra espansiva, esatto. Poi qui è stato studiato un meccanismo tecnico di distanziazione temporale. Qui io metto un credito fiscale che vale a 2 anni e quindi ci sarà un piccolo tasso di sconto per la monetizzazione in euro e dicendo, ma nel momento in cui io mi rendo conto che quel titolo mi vale in effetti per la riduzione delle tasse, alla fine capisco che è moneta e quindi si creerà anche il circuito di scambio di euro privato. Come quando gli assetti si firmavano, esatto, si rifirmavano e circolavano, esatto, effettivamente non è. Esatto, io adesso ho il portafoglio di Lars, no? Cioè io ormai uso più bonipasto che di euro per pagare, cioè adesso un altro po' mi pagano più bonipasto che in euro e funzionano pure quelli. Comunque, al di là di questo, il concetto è questo, che sembra una cosa drammatica uscire dall'euro dicendo, di fatto si potrebbe già fare adesso perché gli stati hanno ancora la sovranità fiscale di poter mettere degli sconti fiscali. Se mettono un titolo che vogliono pagare le tasse, e quella è moneta. Grazie, Maurizio. Grazie. Maurizio non ci commenta di discorsi italiani. Ho un gruppo di formato a Marco Mori per preparare.
che non ha sollevato a sua volta direzioni tecniche, vabbè, il problema poi di quell'area politica, a dire di tutto, che è frammentata, litigiosa, comincia a Carlo Quinto parlando non so più di chi, sono pochi quarti divisi, no? Cioè, alla fine sono in quattro, fanno cinque sottogruppi, non sei di diverse. Credo che quell'area politica, in realtà d'Italia, per cui non potete, soffre di un problema molto banale, che manca un leader. Poi uno dice, Rido ti piace come leader, magari no, Salvini piace come leader, magari no, però in quella rispettiva le per Berlusconi, ora sono riconosciuti in Italia. Lì alla fine tutti sono. Col Movimento 5 Stelle sono contatti in corso ormai da svariati anni. Il problema, se vogliamo, è differente, ed è quello che è uno schieramento politico che continua, si ostina, lo fa a non voler dotarsi di strutture tecniche di riferimento. Per cui tu parli con 10 persone diverse, di cui 4 non capiscono di cosa stai parlando, 3 forse sì e forse no, qualcuno ci arriva, ma ci arriva anche bene, perché poi anche sono tutti avanti, ci sono anche delle persone preparate. Il problema è che quando firma non sai mai dove si è parlato, non sai mai se è parlato, perché questo concetto che la decisione deve essere in qualche maniera collettiva, la rete deve essere intendere tutto, con il tagrippo che faccio il referendum, la domenica sera alla 1 di mattina, come non dico caso. Poi il consiglio di Casaleggio di Casaleggio e poi il tecnico controllo. La votazione su questa forma che ho fatto. Lega contatti, nel senso che una delle persone con cui ho parlato di questo schema e Claudio Borghi, quando però non era ancora responsabile economico della Lega Nord, era semplicemente una persona che però scriveva sui quotidiani, compariva molto in TV, poi l'ingresso della Lega successivo. La sua posizione era ed è sempre stata, capisco, in luce stava anche lui, avendo qualche idea, qualche intuizione della realtà simile, che però non ho fatto in dettaglio, la sua posizione è come trampolino verso l'uscita. Potrebbe essere la strada giusta, anzi forse probabilmente la strada giusta. Però per me è un trampolino verso l'uscita. Perché, questo probabilmente fanno anche, non solo lui, fanno parecchi, non viene vista la possibilità che una volta avviato un processo di separazione nella sostanza, l'assetto complessivo sia destinato a rimanere in piedi, perché l'euro è nato come aggregatore verso l'unione politica, la volontà di arrivare all'unione politica non c'è, per cui perché non si va da lì in poi, o inevitabilmente si andrà allo scioglimento totale. Ripeto, è possibile, probabilmente le trovo plausibile, non faccio una previsione, se mai si farà una cosa come l'introduzione dei certificati di credito fiscale, quali saranno gli eventi successivi, sì, possiamo formulare l'ipotesi. Ci vuole veramente. Ma comunque è già questa validità al di là dell'euro. Com'è? Questa validità al di là dell'euro, questa idea. Ma se avessero una moneta nazionale, se avessero una lira, non servirebbero, però a questo punto se era provato già a fare. Tra parentesi, una riflessione da fare che è commessa, su cui sarebbe utile interrogarsi, ma perché l'istituto d'emissione deve essere una banca centrale? In realtà l'emissione di moneta dovrebbe essere una funzione pubblica, una funzione dello Stato. Dovrebbe essere un ufficio, un'agenzia che risponde direttamente al Ministero dell'Economia, al Ministero delle Finanze, del Tesoro. Perché deve essere una banca, un tale patrimonio che poi ti dice sì, però faccio quantità di visi, compro il diritto di. Ma la verità è che di tutto questo, lo sapete, c'è la tematica dell'indipendenza della banca centrale, dove si dice però l'indipendenza da chi. La verità è che hanno costruito un mandarinato, un enorme ombelico di potere, e chi sta fabbricando questo ombelico vuole mantenerlo in essere, perché per motivi, diciamo così, comprensibili. Insomma, se alla fine chiudesse chiudere l'euro, cioè
ci troveremo in una situazione storica dove hanno fatto la razzia, sono passati i barbari, hanno fatto la razzia e si sono tornati a vivere tranquilli. Basta che finisce. Poteva anche essere concepito anche solo per quel ventennio lì. Poteva anche essere già stato concepito prima. Allora io quasi ci metterei la firma, non perché sia contento di questi danni che sono fatti in questi anni, però è come una guerra, no? La guerra ha seminato danni di istruzioni, poi finisce, c'è cioè il dopoguerra e si ricostruisce. Cioè, io vorrei essere al momento in cui siamo nella ricostruzione. Purtroppo non ci siamo ancora, perché nel frattempo i danni, il conflitto sta proseguendo, sta andando avanti e sta continuando a fare danni. Sì, poi senza dimenticare che puoi fare razzie anche senza condividere la moneta. Vabbè, però quello è stato un argomento che ho usato, purtroppo. Poi parliamo di chiaro. Il motivo per cui la razzia è stata possibile è che c'è stato un altissimo livello di connivenza, di collusione tra chi questo progetto l'ha impostato e chi può l'ha applicato a livello nazionale. Perché se andiamo a vedere la situazione paese per paese, si dice la Spagna in questo modo sta meno peggio di noi. Perché la Spagna sta meno peggio di noi? Perché la Spagna, nel momento in cui Monti svelava il paese per guadagnare qualche decimale di riduzione del rapporto deficit PIL, andava avanti a fare il 9%, cioè c'era il deficit enorme. Cioè la Spagna che aveva il governo la poi, quindi il Partito Popolare, che sono ex franchisti, quindi insomma, non esattamente la gente però comandante del mondo del mondo, però un qualcuno che rispondeva a un elettorato che aveva un senso di identità nazionale. Il paese da certe derive veramente letali in qualche misura l'ha schermato, certo non ho fatto leggere tutta l'Europa, però politiche così l'Europa fa anche più favorevolmente sconti a Rajoy piuttosto che a Tsipras, no? Beh, cioè, Tsipras capisco, ma piuttosto che l'Italia diciamo che qui è arrivato Monti che potrebbe proprio aver avuto un'Unione Europea in presa diretta. Sì, infatti secondo me il problema diciamo anche della narrazione, no, della razzia, cioè il problema è che cioè, l'idea ci sia stata una guerra, no? E che noi abbiamo perso, e presuppone che qualcuno qua abbia combattuto contro gli invasori, sì. Ma invece è evidente che c'è un processo che è stato possibile perché c'è stata una classe politica e anche economica che ha totalmente sposato questo processo anche per interessi propri. Questo è importante capirlo, cioè anche ora, non è che ora c'è questo oppressore dell'Unione Europea che opprime le elite economiche e politiche italiane, è un processo che diciamo che serve anche gli interessi delle elite nazionali, o almeno di una parte delle elite nazionali che infatti ha sempre sostenuto questo processo e cui ha sempre fatto molto comodo poter additare una forza esterna per giustificare politiche impopolari. Cioè, quindi è importante capire questa cosa qua, diciamo, non è che proprio l'Italia è, cioè, nel senso, noi cittadini forse sì, ma diciamo parlare dell'Italia in quanto tale quando c'è stata una classe politica ed economica che attualmente che continua a sostenere questo processo, ecco, insomma rischia di essere un po' fuorviante, cioè di non capire anche come funziona l'euro, cioè che l'euro è anche uno strumento che serve proprio alle elite nazionali perché fa molto comodo, diciamo, no, per bastonare i lavoratori, dire devo farlo perché altrimenti la BCE ci stacca la liquidità, per dire, o perché altrimenti gli speculatori ci fanno a pezzi. Anche in questo poi non è che sia anche in Spagna, in realtà non è vero che la Spagna sta bene, gli spagnoli stanno bene, stanno molto meglio di noi. Però ribadisco, in quegli anni in cui nonostante loro avessero l'intervento di liquidazione banca, qui era un dramma se non riuscivamo almeno dal 3,7 al 3 del PIL, lo andavano avanti al 9, traccheggiavano, andavano avanti. Certe cose che abbiamo avuto un mega prezzo della spagnola internazionale. Ma ancora nel 2006 hanno sforato uno 0,7% del PIL rispetto a livelli che erano già comunque più alti di quelli concordati con noi, eccetera. Non è successo regolarmente nulla. Qui se sforiamo 0,1 non si può dramma. Allora, anche lì, bisogna fare la prima domanda, ma non parliamo di niente di nuovo, Barbarossa conquistava le città, perché diceva le porte della città, e qualche volta, e tante altre volte, che aveva la quinta colonna che gli apriva le porte all'interno. No, abbiamo la quinta colonna che apriva le porte all'interno. Ufficialmente in Spagna da mesi, non è più così. Da quando ha vinto Rajoy un'altra volta, loro stanno mettendo sul segno peggiore di quella presa. Ovunque. Sì, però le notizie che arrivano, nessuno se ne sta accorgendo perché l'inizio c'è l'inerzia, no?
però ovunque stanno tagliando posti di lavoro, stanno facendo delle politiche, perché l'accordo con l'Europa, ok, ti eleggono, ti permetto fino a quando ti eleggono, una volta che sei lì, massacro tutto, riforma e strutturale. Vediamo, però comunque una ripresa, pur distorta, pur socialmente non utilizzata come doveva essere, che gli ha fatto fare qualche anno di crescita del 3%, dal punto di vista macro, dal punto di vista macro, una situazione che non hanno il sistema bancario di se stato come siamo noi, anche perché all'interno del sistema bancario l'ha fatta prima, per cui sono anche le obbligate. So per completare il tema che dicevo prima, l'ultimo, ma non l'ultimo, non di importanza, che si è espresso recentemente, l'avete visto, in funzione del fatto, beh sì, qui bisogna scegliere tra rompere o introdurre la moneta con la guerra, è Berlusconi. Berlusconi è quello che è affidabile per quanto è, cioè 5 minuti. Questo non è anche 5 secondi. Vabbè, Berlusconi ha la caratteristica che identifica gli interessi nazionali con quali fu il corso di Rosario, con anche buona fede, diciamo, su questo punto di vista. Però, se un altro ha detto, una moneta parallela forse sarebbe la soluzione più facilmente criticata. Come se non altro? Come? Come se non altro? Se non è credibile per 3 minuti, per 3 secondi, non esiste se non altro. Non esiste Berlusconi. C'è un seno altro. Ne parlavamo prima, esiste Berlusconi. No, o è, lo stesso che ti propone. No, anche qua, è chiaro. No. Ma lei non può essere, per legge non può più essere Deogratias. O diciamo che è il male o diciamo che è il bene. Però non lo sento italiano, poi c'è una domanda che ci faccia. Sì, però dobbiamo fare un po' di distinguo tra la situazione come vorremmo che fosse e il dato di realtà. Il dato di realtà è che qui non è che abbiamo da scegliere le prossime elezioni politiche fra Nelson Mandela, Gandhi e Abramo Lincoln. Non è da scegliere tra Salvini, qui sono Berlusconi e Renzi. Non è mai sulla vita, ma poi non è mai sulla vita. Si è inserito il sì. Ragazzi, io avrei una domanda, diciamo, visto che qualcuno ha citato il referendum costituzionale, no? Ok, questo referendum appunto voleva riformare la Costituzione, ecco, ok, introducendo tutta una serie di meccanismi fondamentalmente per ancora di più la presenza dell'Italia nell'Unione Europea, quantomeno visto che introduceva il termine Unione Europea nella Costituzione per 12 volte, 12 punti diversi della Costituzione. Questa cosa, diciamo, questo tentativo di revisione costituzionale è stato respinto con questo voto che è stato abbastanza ampio, no? E mi è capitato appunto di parlare con alcuni esponenti dei comitati del no, i quali hanno trovato un interesse nella proposta di Marco riguardo il CCF e soprattutto nell'ottica di l'applicazione sostanziale dell'articolo 4 della Costituzione, ossia quello dove afferma che tutti i cittadini hanno il diritto al lavoro. Okay. Ci sono Thomas ha avuto modo di scrivere anche un libro insieme a Bill Mitchell. Bill Mitchell è un economista che propone quest'idea che è il lavoro garantito, ok? E allora, Marco, io volevo chiederti, secondo te è possibile attraverso lo strumento del CCF finanziare una cosa che potremmo chiamare lavoro di cittadinanza, in riferimento all'articolo 4, ossia le persone che attualmente sono disoccupate ma che sono abili e disponibili al lavoro ottenere una retribuzione in cambio di una prestazione d'opera? Sì, sai che con il tema che abbiamo, cioè, comandante, giustamente per la fatto di introdurre l'argomento abbiamo parlato, è assolutamente possibile, perché una volta che hai uno strumento di espansione della domanda lo puoi rivolgere in varie direzioni. Quello di implementare il piano di lavoro garantito è assolutamente una possibilità. Se io sinceramente non ne parlo tantissimo, e quindi metto le mani avanti, semplicemente perché non conosco l'argomento così in profondità e ho sempre avuto solo un dubbio, non sulla fattibilità e sulla validità del programma, ma sul fatto che dei tempi di organizzazione e di implementazione.
puoi fare un intervento rapido, devi farlo sulle cose che danno un subito delle ricadute in termini di impatto sulla domanda. Immagino che i programmi di lavoro garantiti, che tra parentesi, si diceva che prima tu la Germania un po' per mentalità anti-keynesiana, però bisogna anche ricordarsi che il più grande keynesiano empirico della storia in realtà fu Jan Schacht. Schacht è stato il presidente della Banca Centrale Tedesca, nonché il ministro dell'economia plenipotenziario, numero supremo dell'economia tedesca, sostanzialmente dal 1923 al 1936. Dalla seconda guerra mondiale in poi. Perché prima c'è stato questo signore che, certo, il capo del governo cancelliere si chiamava Adolf Hitler, ma Schacht ha rilanciato l'economia tedesca con sostanzialmente programmi di lavoro garantito. Poi sono state le politiche degli anni, ma all'inizio sono state le costruzioni di infrastrutture, autostrade, eccetera, con l'emissione dei Mefobils, che è un qualcosa che assomigliava molto sotto gli aspetti ai certificati che un titolo a utilizzo interno accettato per onorare l'obbligazione nei confronti di una pubblica amministrazione tedesca. Chiaramente un meccanismo che nell'ambito di una società collettivizzato, regime autoritario, si prestava anche particolarmente bene. Con questo non sto dicendo che i programmi di lavoro di azione antico devono essere un programma di stampo nazistorico. Faccio solo riflessione sul fatto che i programmi di lavoro garantito richiedono uno sforzo organizzativo, no? Per cui non è che hai la possibilità finanziaria di fare, mentre un qualcosa dove eroghi un titolo che è un valore alle tasse, perché alle famiglie, alle aziende, dei tassi, stimoli investimenti, eccetera, qualcosa di caduta molto rapida che serve, questo credo che abbia dei tempi di implementazione più lunghi. Sì, io però ovviamente la possibilità è quella di. Spesso e volte quando mi trovo anche a parlare con i sostenitori appunto dell'idea del lavoro garantito, lavoro tipo di cittadinanza, io stesso che sono un sostenitore di questa idea, noto molte volte una sottovalutazione dell'aspetto organizzativo, no? Perché sostanzialmente loro dicono, dal punto di vista finanziario non costerebbe una cifra particolarmente esagerata, si possono anche finanziare con i CCF. E quindi si può fare, però effettivamente non è così semplice, cioè significa praticamente organizzare un milione di persone, no? Quindi sostanzialmente si può, ci sono delle modalità operative per farlo, si può coinvolgere il terzo settore, le associazioni, cioè gli economisti hanno studiato queste cose qui, ma sicuramente è una cosa che richiede quantomeno un periodo di elaborazione. Da dove invece i CCF possono essere implementati in una maniera rapida, cioè con il tempo dell'approvazione di una legge. Ma quello che chiedo, ma operativamente il CCF come funzionerebbe? Cioè, poniamo per fare un numero semplice, no? Poniamo, non so, che una persona riceva 1000 euro netti al mese. Sì. Quindi cosa continuerebbe a ricevere questo stipendio? Continuerebbe gli stessi 1000 euro in cash, in euro, okay. A fianco di questo riceve un titolo fiscale del valore nominale, per esempio, di 100 euro. Si tratterebbe di fare in modo che ogni persona abbia a fianco del conto corrente bancario che fanno uno stipendio un conto titoli denominato in titoli fiscali. Dopodiché si creerebbe un meccanismo per cui i 100 euro di titoli fiscali potrebbero essere convertiti in cash. Semplicemente perché se non di effetti pratici un titolo di Stato, ci sarebbe un mercato dove questi titoli verrebbero scambiati con un leggero sconto rispetto al valore di utilizzo. Quindi 100 CCF varrebbero 95 euro, 97, 98, il dato del mercato non è particolarmente importante. E in qualsiasi momento ci sarebbe la possibilità, pur attraverso un meccanismo di mercato, di convertire da CCF. Nel momento in cui lo strumento prende piedi, io penso che la cosa sarebbe anche rapida, avrebbe anche la possibilità l'accettazione del titolo fiscale come strumento di scambio. Se è una moneta parallela che è un valore sicuro, non c'è motivo per cui anche gli esercizi commerciali non dovessero cominciare a accettare pagamenti in titoli fiscali alternativamente al pagamento. Se poi vuoi fare in modo che non ci sia neanche il problema della conversione, ci sono dei tecnicismi, per esempio
potresti fare in modo che al titolo fiscale venga attribuito un tasso di interesse per fare in maniera tale che non ci sia neanche lo sconto, cioè fare in modo che sia la conversione 1-1 tra titolo fiscale e debito. Sostanzialmente tu hai creato una maggiore emissione di uno strumento di tutti gli effetti pratici e moneta, ma non è moneta a cui corrisponde un impegno di maggiore indebitamento da parte dello Stato e che espande sia la circolazione monetaria sia il potere d'acquisto di politica. Lo Stato non si impegna a rimborsare la cash in euro. Praticamente è come un'integrazione, cioè per chi riceve già adesso un reddito in euro sarebbe un'integrazione a reddito. Puoi integrare i redditi a lavoro dipendente, i redditi a lavoro autonomo, le pensioni, che è la stessa integrazione, altri interventi di supporto sociale, eccetera, da un lato, e dall'altro lato puoi ridurre il costo del lavoro alle aziende dicendo a questi dipendenti tu dai 1000 euro al mese che te ne costo 2000. Perché oltre allo stipendio tu devi pagare con il titolo di imposta le tasse e i contributi sociali pensionistici. Continua a pagare questi 2000 euro, ma ricevi un certificato del valore facciale di 200, che a tutti gli effetti pratici è uno sconto fiscale. Puoi mantenerlo in portafoglio perché tanto sai che a termine tu le tasse dovrai pagare con questo strumento, te le riduci, oppure sul mercato lo converti o trasformi in, per esempio, 190 euro. Quindi aumenti la circolazione monetaria e il potere d'acquisto. Quali sono gli interventi che si possono effettuare con efficacia praticamente immediata? Un meccanismo con il piano di lavoro garantito richiede dei tempi lunghi. Casomai non deve pensare a sostenere, una volta che ha attuato un'azione di espansione della domanda, degli interventi sul piano del pubblico, che sono esattamente il contrario di quello che si continua a fare in questo periodo. La maniera più rapida per fare spesa pubblica che rilancia intanto funzioni utili e poi anche potere d'acquisto e impiego è per esempio dare spazio e dare più ossigeno all'occupazione in settori come la sanità, la sanità pubblica e la pubblica istruzione. Ovviamente il mantra oggi è esattamente il contrario, che la spesa pubblica è sbagliata e negativa per definizione, per cui bisogna martellare la sanità pubblica, il pubblico impiego e... Salvo non sia destinato al salvataggio bancario o acquisto di F35, esatto, nel caso quello va bene, no? Si può anche fare spesa pubblica. Se vuoi anche l'impiego pubblico puoi considerare in un certo senso una forma di lavoro cittadinanza, se vogliamo. Vuole più semplice potenziare delle cose che già esistono prima di avere gli effetti di un intervento amministrativo come il piano di lavoro garantito che è un tempo di funzione. È chiaro che stiamo parlando di un programma economico che è proprio a 180 gradi nell'altra direzione rispetto a il non aumento del deficit prevede che il moltiplicatore fiscale funzioni bene e quindi le entrate aumenti, no? Però dipende da come inizi la manovra, perché se guardiamo gli 80 euro di Renzi non hanno avuto quasi nessun effetto. Sì, c'è una spiegazione da fare, però che tengo spesso a dimenticare. Gli 80 euro di Renzi sono stati un intervento a saldi compensati. Cosa vuol dire? Che è vero che Renzi ha dato 80 euro, perché questo a livello elettorale, dati dal 2014 a maggio, ha vinto le elezioni con il governo 40% di voti. E questo non è pure lui che restituire poi dopo. Sì, appare come lui restituire dopo. Però nel momento stesso, 15% in cui veniva effettuata quella manovra, partiva una serie di incrementi di tassazione, di conti, di imposte, di accise, eccetera, eccetera, che pareggiavano completamente. Per cui in realtà quella è stata una manovra completamente redistributiva. Non dico che la redistribuzione in sé sia stata completamente negativa, perché magari a livello di ribilanciamento forse qualcosa di positivo l'ha anche avuto. Però il motivo per cui l'espansione fiscale non si è vista non è perché il moltiplicatore non ha funzionato, ma perché hai tolto una parte e dato all'altra. Se si fanno interventi di riallocazione e non di espansione, si fa effettivamente esclusivamente sul fatto che comprimi alcune spese a basso moltiplicatore e le altre a un moltiplicatore più alto. Qualcosa si può fare anche così, però non è facile andare a identificare effettivamente quali sono
le forme di espansione di domanda con un moltiplicatore più alto rispetto a... Non volendo, potrebbe anche prevedere, cioè è chiaro che secondo me sarebbero prevedibili anche forme di espansione della domanda anche a saldi invariati, volendo, cioè chiaro che se tu tassi grandissimi patrimoni per dare la domanda a nulla, probabilmente l'incremento della domanda lo vedresti... Però è quello che non succede, che è il tema della dimensione politica, no? Certo. Se però anche la base di CCF è quello che... No, però fare la CCF vuol dire dare qualcosa di più a tutti e non dare nulla di meno a nessuno. La proposta redistributiva vuol dire chiaramente dare qualcuno per accontentare qualcun altro. Cioè, lì poi si scopre con molta facilità che quello che è scontente politicamente è più influente di quello che in astratto sarebbe giusto compensare. E comunque il gioco su debita. Non è che non si possa fare qualcosa di mai produttivo, però le dimensioni e l'impatto che dobbiamo ottenere in quella direzione che deve avere un incremento, come una risoluzione. Ma non sarebbe solo complesso una manovra di lavoro garantito nel caso in cui lo si immagina da zero a via, già funzionando del tutto? Per esempio, il programma che viene usato in Argentina, no? Sì. Delle famiglie, no? Non era così complicato. 100 CCF ad ogni membro della famiglia che sia maschio o femmina abbia più di 16 anni che non lavori, in un istante tu crei una massa di... Però poi ora il principio di cassa, no? No, cioè i CCF rimangono quello che sono, nel senso che il terzo interno sarà il cambio di lavoro, io non ti li do perché tu sei uomo, io te li do perché tu in cambio vieni, per esempio, in tutte le scuole, in tutti gli ospedali, in tutte le province, in tutte le regioni, non esistono più in tutti i modi pubblici, parzialmente quel lavoro può essere realizzato se tu vieni a questo lavoro, io decido come scuola quale lavoro fare, pago un incentivo CCF che mi consente lo Stato che non muove nulla, però si muovono 15 milioni di persone, sì, si muove persone che normalmente sono scoraggiati, che sono completamente disoccupati e disperati o che non lo so. Immagino, io ho fatto un esempio stupido. No, ma è stupido perché... partire così non è complesso. Allora, vederlo nel suo meccanismo finale, forse... Diciamo che se lo vogliamo fare bene, per esempio, sfruttarlo a fini di ristrutturazione idrogeologica o cose del genere, per cui... Cioè, se può intervenire sul contenuto dell'occupazione, esatto, è sulla qualità, sullo spessore... Se è efficiente, chi sei in grado... Si mettono delle regole, puoi... Se è solo al privato... Puoi lasciarli solo se... E dai... Non è così complesso. No, io non conosco il caso argentino se non di nome, so che è avvenuto, mi pare capire anche di risulta con un buon livello di efficacia, non so se è complicato o no, ecco, mi invitavo era un metodo estremo, quindi non era così semplice applicare nulla, erano 100 pesos che era una cifra ridicolissima, però in una famiglia in cui non mangiavano. E uno solo in famiglia, non l'errore fatto era che era dato solo al marito, o se il marito lavorava perdeva il diritto, lo prendeva la moglie lavorava, perdeva il diritto, la moglie lo prendeva il figlio. Era uno soltanto per persona, era una cifra 100 pesos, per famiglia. 30 euro, non so quanto fossero, cioè una cifra ridicola. Però andava su una base di povertà, non è che tanto poco però. Ma si affianca a tutti gli altri manovri di credito. Non è, è semplicemente per coprire una parte che si considera che non esistente, perché quando si parla della Spagna so bene non si considera 25%, 30% di occupazione, in andato sia 40%. Non sto dicendo che la Spagna sta bene, non ho detto che la Spagna sta bene, ho detto che si è difesa un po' meglio, o parecchio meglio dell'Italia, e ha mostrato che se uno vuole fare resistenza, o semplicemente fregarsene di un caso che parte da Bruxelles, vediamo scorso 2016, 5,2% di deficit invece di 4,5%. Poi a fondo di valori aggregati, quindi cioè di sì, per valore dicendo, poi la classifica di tratta di osservare le statistiche, ma la realtà anche in Italia 13% di occupazione, ma siamo veramente tanti di più sottoccupati. Sì, occupati, le statistiche sulle disoccupazione sono parecchio fuorviate. Le statistiche non dire. Perché? Cosa è o non è un disoccupato in maniera molto arbitraria e poi si rapporta tutti a un totale forza di lavoro, quindi bisogna vedere poi come viene censito chi
sta cercando lavoro rispetto a chi non figura perché è semplicemente scoraggiato. Ma anche poi il più totale della Spagna è ridicolo rispetto a quello dell'Italia, quindi dire che la Spagna sia meglio non è proprio... senza come dire... No, volevo dire che siccome effettivamente un posto di lavoro garantito pieno non l'ha mai applicato nessun paese, cioè come concezione di Bill Mitchell, di Matthew Forstater, questi qua, insomma, nel senso come posto che se oggi perdo il posto di lavoro, domani mattina mi alzo alle 8 e vado lì a lavorare e comincio. Nessuno l'ha mai fatto, perché o è stato fatto in modo di alla hitleriana, cioè mandare avanti una grande economia per grandi costruzioni, oppure non è stato fatto. Diciamo, l'idea del posto di lavoro garantito sarebbe che comunque uno ha sempre un posto di lavoro dove andare nel caso lo perdesse o nel caso dovesse cominciare per la prima volta e quindi in difficoltà. E quindi sicuramente sarà difficile attuarlo, cioè, che ne so, ci sono 10 milioni di persone che hanno bisogno di lavorare domattina, è difficile occupare tutti e 10 milioni, però sicuramente, che ne so, si comincia da 100.000, poi 200.000, poi e piano piano, sicuramente con già con i crediti fiscali si cominciano a fare dei lavori pubblici, poi piano piano si possa il lavoro garantito. Si possono. Ma ti ricordo che la cosa importante poi è invertire la dipendenza, cioè nel momento in cui tu cominci a partecipare al tuo potere d'acquisto, crei occupazione, inverti un trend, stimoli domanda, induci anche le aziende a smettere di licenziare alcuni per assumere, riattivi un ciclo di investimenti anche. Un danno pauroso, per esempio, si parla dell'economia italiana che avrebbe bisogno di recuperare produttività, competitività, ma vedere i dati e scopri che nel 2015 l'Italia con il sistema economico ha effettuato 260 miliardi con componente del PIL di investimenti rispetto a un dato 2007 che era 370. Stiamo viaggiando 30% sotto gli investimenti di 9 anni fa. Questo è stimolato molto da una situazione degli investimenti privati delle aziende che ripartiranno solo nel momento in cui la domanda stimolerà le aziende a riattivare capacità produttive oggi utilizzate e quindi a sentire vigente di aggiungere capacità o espanderla. E questo poi è un traino alla domanda. Non è che devi necessariamente, per comunque il discorso di prima, dire ho 10 milioni di persone, devo garantire un posto di lavoro a 10 milioni di persone. Devi attivare un meccanismo in cui cominci a mettere domanda, dopodiché scopri che il bacino di persone che hanno bisogno di un sostegno di reddito diminuisce perché le persone cominciano a trovare un lavoro. Però ecco, diciamo che per chiudere un po' alle 16 secondi prima, però alla Iannacci io ho bisogno adesso sì, certo. Il piano, il treno, bla bla bla, è lunga. Cioè, scusa, io poi dopo su questa riflessione volevo giusto che la domanda agli ospiti 30 secondi, prego, proprio. Prego. Quello che penso io, che mettiamo caso che si arrivi a 2% di disoccupazione fra 2-3 anni, no? Cioè, a questo punto uno dice, vabbè, uno potrebbe smaltire i posti di lavoro garantito perché dici, vabbè, non servono più di tanto. Però quei pochi che rimangono, comunque sia, si possono sempre trovare in situazioni che poi comincia, allora, la casa non hai pagato le rate del mutuo, quello non hai pagato le rate della macchina, l'insolvenza. Invece col posto di lavoro garantito, diciamo, l'insolvenza diventa quasi un ricordo. Cioè non esisterà mai più il fallimento come lo conosciamo oggi. Finisce, perché nel momento, oppure se mi cominciano a fare mobbing sul posto di lavoro, e questo capirà anche con grandi quantità di persone occupate, io me ne vado molto prima che prendo a pugni il principale. Cioè me ne vado appena comincia a trovare la prima riga sulla macchina, io già me ne vado. Non aspetto di innescare tutta una serie di situazioni che insomma per un male. Ma ancora non abbiamo il lavoro garantito, già stiamo pensando alla macchina, al mutuo, alla casa. Viene tutte le conseguenze. Ma poi c'è una cosa che si possono sviluppare le esistenze politiche, no? Ma io che una cosa che rafforzerebbe enormemente il potere o sbaglio tra quale dei lavoratori. È una questione iperpolitica.
assolutamente. Io chiedo ai classici imprenditori resto proprio quello. Loro no, questa situazione, pur ovviamente capendo che il caso è ottimale, alla fine la trovano accettabile perché vedono sostanzialmente nell'ambito di un contesto di domanda del prezzo, un contesto in cui l'azienda non si sviluppa, non cresce quanto vorrebbe, vabbè, però perlomeno teniamo buoni, usiamo forza contrattuale e comunque la portiamo a fare. Volevo fare una che denunciava Caletti. Volevo proporre una metafora, no? Un'immagine, diciamo, ai relatori, no? Giusto per avere un attimo un quadro. Io sono affezionato a questa metafora di vedere l'Italia come dal punto di vista economico come un atleta, okay, che deve fare una corsa, però in questo momento è come se avesse un sacchetto di plastica intorno alla testa e un zaino per dei sassi sulle spalle, e io ritengo che il sacchetto di plastica intorno alla testa sia una tassazione elevata e lo zaino per dei sassi siano disoccupati, no? Quindi se ho capito bene il discorso che cos'è è anzitutto bisogna cercare di togliere questo sacchetto di plastica intorno alla testa, quindi comunque di ridurre le tasse, e ovviamente poi anche cercare di togliere lo zaino pieno di sassi e quindi fare in modo che tutte le persone abbiano un reddito a fronte di una prestazione d'opera che sia utile per la collettività e per i calcani. Volevo solamente girarvi questa immagine se vi può piacere. Assolutamente sì, 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 è totalmente azzeccato, diciamo. Posso dire una cosa, l'Italia non ha solo questo problema, secondo me, della tassazione, che sicuramente è fondamentale, c'è un problema anche di sistema dello Stato che non funziona, di burocrazia, di corruzione a livelli spaventosi, di mezzo paese che emana la 'ndrangheta, la mafia e quant'altro, per cui voglio dire. Non mezzo paese. Ci sono più sì, sali, diciamo, esatto, io mezzo paese sicuramente, poi c'è la Trinità che è al 50%, quindi abbiamo un terzo. Penso che c'era la Trinità, ma anche in Germania. Abbiamo un terzo di paese che funziona anche bene, qui stiamo già facendo i miracoli dal mio punto di vista. È vero, però è anche vero che queste situazioni non sono nate. Adesso, no, non è che vent'anni fa, erano due volte più efficienti del mondo, c'è la Tangentopoli. Sì, però negli ultimi 15 anni c'è stato tutto un insieme anche a livello planetario. E poi c'è da dire una presenza che si chiama globalizzazione. Ok, un altro tema ancora che potrebbe essere. Ma è tutto un insieme di cose che ovviamente ingessano ogni singolo paese e ovviamente anche il nostro. C'è anche per riprendere la metafora che proponevo ai relatori, no? Quello che tu dici che per me è giustissimo, però io lo considero come prendere questo atleta che deve fare questa corsa e allenarlo per correre meglio, ok? Però io dico ok, va bene, però visto che adesso c'è questo sacchetto di plastica intorno alla testa, questo zanno, se almeno non togliamo questo sacchetto di plastica, poi non riusciamo neanche ad allenarlo. Lo fai scattare definitivamente. E poi c'è il sacchetto. In un paese che diciamo, è portato così, diciamo, alla corruzione, sforzarlo economicamente peggiora le cose. Cioè, è chiaro che se le risorse da accaparrarsi sono meno, cioè chi diciamo, tende ad usare la forza e la violenza per accaparrarsi le risorse, le userà, lo farà in maniera ancora più brutale. Cioè, questo è evidente, perché poi la corruzione c'è cioè, l'idea in certi ambienti, no? Che l'Europa diciamo, un po' la rigidità fiscale ci avrebbe guarito questo male della corruzione, cioè si è rivelata esattamente. Cioè la corruzione peggiora drasticamente in una situazione di strozzamento fiscale, perché le risorse da accaparrarsi sono di meno. Ma la giunta a quello che puoi collegare anche la persona, non esiste il santo e non esiste il delinquente al 100%, cioè, sono i casi estremi, però esistono tanti strutture intermedie, persone che sono fondamentalmente persone per bene. Poi una situazione in cui c'è un piccolo imprenditorato che tiene in difficoltà, non riesce a trovare un poco a risolvere il problema, finisce per accettare le cose che non vorreste accettare. E la situazione di difficoltà, di pressione, ti induce ad entrare in aree grigie dove altrimenti non entreresti. Quindi alla fine i temi che citati esistono, ma non è che esistono perché c'è stata un'involuzione antropologica, come citare qualcuno.
sarebbero gli italiani sono diventati oggi peggio di così. No, abbiamo sempre fatto schifo, perché francamente non la posso accettare. Per mio figlio mi chiudo gli occhi e prendo la mazzetta, no. Avendo origini del sud, io accuso le mie cugine che facevano la fila sperando di avere l'aiuto del politico di turno per riuscire ad avere la raccomandazione tra l'ISEF e diventare poi insegnanti di ginnastica, io lo accusavo di camorra. E glielo dicevo, per me questo è un atto camorristico. E voi passate avanti a qualcuno, passare avanti a qualcuno è camorra. Cioè, poi i nostri senatori, è che questo livello camorristico c'è cioè, sempre stato. Sì, accettiamo sempre tutto. Cioè questo livello camorristico ci sarebbe stato, ma c'è dell'altro, ma del dell'altro. Se non sono particolari. La corruzione c'è come, solo che la corruzione un po'. Ragazzi, no, siccome ci sono un po' di domande, no? Ecco, la parola anche chi non ha ancora parlato. Io vorrei portare il discorso su una materia che mi sembra onestamente in questo momento più interessante. Se non erro, 2 anni fa, una volta che lessi il suo saggio, lei indicava nella misura del 17% questa moneta aggiuntiva che dovremmo segnare a tutti in pratica. È sempre valido perché prima ha fatto un esempio di 100 euro che corrispondevano al 10%. Lei è in grado di confermare questo differenziale? Mi pare che parlasse di differenziale tra noi e la Germania. Sì, ma quello indicava nel 15-17%. Un pezzo specifico che è la stima del debito di conti pubblici. Cioè quella stima lì era 18%, ma poco cambia. Era il debito che si era aperto tra costo del lavoro con unità di prodotto tedesco e costo del lavoro con unità di prodotto italiano dall'introduzione dell'euro ad oggi. Per cui si diceva la parte che va sul cuneo fiscale deve essere questo ordine sostanzialmente per rimanere competitivo. Probabilmente oggi paradossalmente si è leggermente ridotto questo delta, perché l'Italia è in inflazione a zero e la Germania comunque comincia a percepire un minimo di tensione inflazionistica. Ma anche detto una cosa, che il problema degli squilibri commerciali, che all'inizio della crisi dell'euro ha percepito come quello più grave, paradossalmente nel caso italiano oggi si è sostanzialmente assestato, perché la conseguenza della crisi dell'austerità, della caduta della domanda interna, è che oggi l'Italia ha 60 miliardi di euro di surplus commerciale. L'Italia non ha oggi un problema di deficit commerciale. L'Italia ha un problema di domanda interna. Però ce l'avrebbe non se riparte la domanda. No, cioè, no, se riparte la domanda sono stime di incirca adesso, no, grosso, che sia l'export che l'import, quindi sostanzialmente l'impatto della bilancia commerciale può essere all'incirca un 25% per l'espansione di domanda, tu saresti in grado di espandere la domanda di 240 miliardi di euro andando a zero, ma rimanendo ancora a zero, quindi senza andare in deficit sulla bilancia commerciale. Il motivo per cui comunque è opportuno che la parte di intervento vada anche sulla competitività delle aziende, che altrimenti disperderesti una parte dell'effetto e all'inizio traineresti altri paesi. Quindi l'intervento lo stiamo proponendo come un intervento a saldi commerciali invariati, per cui grosso modo fatto pari a 100 battenti di effetto espansivo, grosso modo che un quarto vada sull'intervento a favore delle aziende, quindi alla riduzione del cuneo fiscale, può essere una stima corretta. Teniamo conto del fatto che non è che ci sia bisogno poi di azzeccare il numero in maniera perfetta. In pratica si parte, si espande domanda, si fa in modo che ci sia un beneficio anche per le aziende e poi si vede se grosso modo stiamo ottenendo l'effetto che vogliamo, nel senso che veramente i saldi commerciali andiamo avanti così. Se va aumentato o diminuito è come avere un'auto in cui accedere un po' di più, un po' di meno, avete visto un di regolazione. Finalmente riteniamo usare l'acceleratore in freno. C'era una seconda domanda che non mi è esplicita, non rammento bene. Se io questi certificati fiscali li uso per pagare le tasse, sì, perché questa è la definizione un po' per antonomasia, perché devo perdere il 5%? Cioè è una mia scelta questa qui di
cambiare le tonde di euro perdendo un tot per cento. Allora, il 5% è una stima. È una stima fatta così. È legata al fatto che noi vogliamo far ripartire la domanda e mettere quindi è previsto un differimento temporale di 2 anni tra il momento in cui assegno i titoli, che hanno un valore immediato, perciò certezza e utilizzabilità futura, e il momento in cui vengono effettivamente utilizzati. Che poi il 5 sia il 4, il 6, il 3,5, è un davvero legato che si vedrà, però andava previsto un minimo di studio. Con la situazione attuale di tassi vicino allo zero, forse ci rappresenta una stima eccessiva, però non cambia molto se poi qualcosa di più qualcosa di meno. Sempre qualora che io volessi utilizzare subito questi CCF. Se vuoi convertirli in euro, se vuoi convertirli come forma di risparmio addizionale, c'è un buon investimento, per cui io magari me li tengo e spendo invece degli euro, perché comunque ho avuto un arricchimento patrimoniale. Teniamo conto che l'induzione di maggiori consumi può avvenire non necessariamente perché converto i CCF o perché spendo i CCF, ma perché mi trovo in un'attività che ha un valore, quindi il mio saldo patrimoniale disponibile aumenta e poi decido che quel che ritengo e spendo invece del mio contributo più importante. Grazie. Quando si parla appunto dopo per un motivo di come signor Presidente purtroppo devo sviluppare tra poco, quindi volevo intervenire in questo modo. Allora, io, come potete vedere, sono giovane, ho 19 anni, quindi di economia ne so veramente poco. Ho iniziato a studiare, a assaggiare di economia da poco, quindi ho tutto da imparare. Quello che volevo dire io è questa cosa qui. Io so che negli anni 90, se non sbaglio nel 90, l'Italia era il primo paese al mondo per risparmio. Correggetemi se sbaglio, la memoria è piena di altre nozioni in questo momento, quindi cioè noi italiani, quando io non ero neanche nella mente dei miei genitori, cioè riusciamo a risparmiare cioè più di tutti gli altri nel mondo. Non sto parlando di, cioè, non so, Grecia, sto parlando di Stati Uniti, sto parlando di Francia, cioè paesi colossi. Cioè, la mia domanda è nel momento in cui nell'81 c'è stato il divorzio tra Banca d'Italia e il governo, e poi tutto il resto, lei ha citato precedentemente SME, eccetera. Cioè, è arrivata la crisi del 2008, adesso siamo nel 2017, sono passati 10 anni, cioè, secondo me comunque non si può neanche più parlare di crisi finanziaria, cioè si parla di praticamente una fase di stagnazione continua in cui praticamente l'economia non riesce a sbloccarsi e non ci sono proprio dei presupposti fisici, tecnici per uscire da questa situazione. Cioè, io apprezzo molto che comunque esponenti come voi stiano in qualche modo cercando di sbloccare la situazione, perché comunque io sono d'accordo con voi che partire da qualcosa è sempre meglio che rimanere lì come l'atleta che è col suo il sacco e lo zaino, cioè non si può pretendere di correre in questo modo. Però cioè, la fatica che costa informare la gente di far capire come funzionano i CCF, per esempio. In secondo luogo, acquisire comunque il corso forzoso per i CCF, perché comunque, da quello che ho capito, bisogna poi farla diventare una moneta che comunque lo Stato accetti per le transazioni. Nasce così. È comunque però un impegno innegabile, cioè nel senso si deve creare appunto un mercato che accetti questi titoli, eccetera, eccetera. Sapendo comunque e avendo comunque la consapevolezza che prima o poi è una teoria e una tecnica che poi deve essere abbandonata, quindi comunque di fatto è uno sgravio fiscale che non può finanziare problemi macroeconomici di una certa portata, cioè nel senso abbia meglio in mente il terremoto che c'è appena stato. Cioè, come possiamo pretendere di aiutare il paese con una leva fiscale di questo genere? Cioè, io, a me viene in mente, non lo so, io mi riferisco anche a Thomas, perché comunque mi rendo conto che la frustrazione di studiare, no, delle tematiche comunque
storiche, come appunto tutto quello che riguarda il mondo keynesiano, e poi non avere di fatto delle corrispondenze pratiche nella realtà, no? Può portare a cambiare idea. Io mi rendo conto di questo, però di fatto è l'unico modo. Il Giappone nel 2012 ha avuto un maremoto e un terremoto di scala doppia a quello che abbiamo avuto noi. Noi stiamo ancora ricostruendo l'Aquila, loro in una settimana, ragazzi, hanno costruito la nostra stiamo parlando di questo, loro hanno un debito pubblico del 200%. E il sovrano spende quello che vuole. Stai anche rispondendo da solo. No, infatti la mia non è una domanda, il fatto appunto è che purtroppo sono delle tematiche che non portano poi effettivamente a togliersi lo zaino, il famoso sacco, dalle spalle e dalla faccia. Stiamo cercando una cosa. La fatica, perché davvero la fatica, perché io posso solo immaginare che si può provare a convincere la gente, a iniziare a far capire la gente come funziona il CCF, come può funzionare una moneta alternativa parallela all'interno dell'Italia. Però questo impegno e questo tempo, se venissero usati alla fine di fatto per far aprire gli occhi alla gente, per dire, signori, noi fino a 10 anni fa eravamo dei leader e l'Italia era sempre la stessa, con gli stessi identici problemi, corruzione, centropoli, eccetera, questa operazione di comunicazione la sta facendo. Però io senza essere in contesa con chi l'ha detto, però questa cosa qui non mi sembra che sia arrivata molto agli italiani, perché c'è ancora gente che comunque parla di evasione fiscale, c'è chi prende 7 milioni, c'è chi prende 1 milione, Renzi che ha comprato l'aereo che fosse più di Trump, ragazzi, non sono questi i problemi del paese. Un problema di comunicazione è un problema di luoghi comuni che sono nella testa della gente. Però anche lì io poi non so da che parte arriverà la soluzione. Si può fare comunicazione a misura in cui ognuno è in grado di farla fattivamente, di essere efficace, e tutto questo aiuta. Alla fine lo sblocco o arriva a decisori politici interni. Prima ho citato il fatto che c'è una serie di contatti in corso, basterà o non basterà. So che alla fine, ho detto, stiamo parlando col governo, farà ammesso che una cosa come questa si può fare e poi non la fa. Che altro si può fare? Sperare che sia un governo diverso che la pensi in un'altra maniera, per arrivare alle prossime elezioni politiche. Non so neanche, tra parentesi, parlavamo anche un po' di tempo fa, se questo tema di comunicazione sia così fondamentale all'interno di una campagna elettorale, per meglio dire. A me non è che farei salti di gioia. Se adesso arrivassero tutti Grillo, Salvini, Renzi, Berlusconi. L'importante è arrivare alla soluzione. Esatto, a Renzi unificati a dire che belli CCF, non me ne frega niente, io vedo qualcuno che li fa o fa qualcos'altro per ottenere gli stessi risultati. Infatti, perché se le politiche dicono la cosa non la fanno, mi sono anche. Non me ne faccio un granché. Per cui c'è il problema di comunicazione, però alla fine il tema è quello dei decisori politici. Esatto. Poi io non so, sinceramente, tutto di quest'altra riflessione, se come spesso è successo nella storia del nostro paese, il problema verrà risolto da una decisione consapevole di una classe politica interna o dall'evoluzione della situazione generale mondiale. Per esempio un Trump, piaccia o non piaccia, che ha palesemente espresso dissenso, antipatia, diciamo così, poca fiducia nel progetto di integrazione europea e che sta segnalando il fatto che per lui non è accettabile avere la Cina che fa 100 miliardi di surplus commerciale nei confronti degli Stati Uniti e la Germania che ne fa 75, chiarendo che per lui c'è un problema di manipolazione delle valute che la Cina fa tenendo lo yuan troppo basso e la Germania fa non perché sia troppo basso l'euro ma perché è troppo basso il valore della moneta tedesca all'interno dell'euro. Come spero succede, magari la soluzione verrà da eventi esterni. Nel frattempo che si fa? Nel frattempo a me pare che l'unica possibilità, al di là della comunicazione che va benissimo, ma che fanno già tanti altri, c'è gente che, rispetto per esempio a me, va in TV tutte le settimane
e riesce a convincere alcune persone, ma forse ancora non la maggioranza della popolazione. La cosa in più che si può fare è andare a mettere sul tavolo delle proposte operative, perché queste ancora mancano. Che quelli che vanno a spiegare perché vero non funziona, e poi la domanda, ok, quindi che si fa? Dicono, ah, a un certo punto cadrà tutto. Potrebbero anche non avere un senso. Beh, fin qui non è successo, ma come un atteggiamento fatalista. Se vero è destinato a coronare da solo, teoricamente potrebbe anche andarcela al mare, aspettare che succeda. Ma poi aggiungere, volevo giusto aggiungere una cosa, diciamo, tu hai nominato la questione della corruzione, della mala politica, dicendo che non sono i problemi dal punto di vista tecnico, che è vero. No, sono d'accordo con te, non è il problema dal punto di vista tecnico, ed è importante spiegarlo alla gente, ma è un problema dal punto di vista politico, cioè nel senso, se noi stiamo proponendo un'espansione del ruolo dello Stato nell'economia, una maggiore spesa pubblica e un maggiore intervento pubblico in economia, questo richiede la fiducia della gente nei confronti dell'autorità politica, dello Stato e così via. Uno dei problemi enormi che uno incontra a proporre soluzioni di carattere keynesiano in Italia è la sfiducia totale che c'è nei confronti dello Stato e della politica, ma non solo perché sono stati, diciamo, come dire, perché gli hanno fatto il lavaggio del cervello in televisione, perché c'è un problema vero. Quindi è importante comunque anche, come dire, cioè prendere in giro chi si lamenta della corruzione, per me non è la soluzione giusta. No. Bisogna anzi, cioè, mettere la battaglia contro la corruzione della mala politica al centro di qualunque programma, diciamo, di trasformazione della realtà, perché quello è un ostacolo fondamentale, cioè finché ci sarà questa sfiducia nei confronti dello Stato, nessuno sosterrà mai politiche keynesiane. Sì, io credo che la sfiducia, cioè, ci sia in Italia principalmente, ma questa è la mia opinione assolutamente indiscutibile. Cioè, nella vita di ogni giorno la piccola media impresa evade semplicemente perché la tassazione è talmente alta che coprirebbe quel minimo di quel briciolo di profitto che si avrebbe. C'è l'evasione sopravvivenza, quello che cioè, nel senso, l'evasione non è. L'evasione italiana non è un problema etico o morale, cioè all'italiano piace rubare, facciamo di tutto per fare il lavoro in nero. Cioè, no, si fa più l'evasione parlando. Ma ruba per la miseria, ragazzi. No, ma ruba! No, ma è il fisco, è rubare! Ma io su questo non chiamiamolo in un altro modo, se no ci sentiamo tutti. Cioè, io non posso più dire. Non puoi un problema. Ma per quello qui lo con il proposto un po' di ma chiedo scusa, c'era una domanda però. Chiedo scusa se no. C'era una domanda del ragazzo, prego. Non bisogna prendere ad esempio un paese come la Finlandia, che negli ultimi 10 anni, un paese dove la corruzione non esiste praticamente ai minimi mondiali, in 10 anni è cambiato quasi tutto, si è spaccata da Finlandia, aveva un'economia molto simile alla Svezia, adesso hanno preso proprio due strade completamente diverse, una è entrata nell'euro, l'altra no, e non sono diventati, cioè la corruzione era forse stato un elemento un attimo secondario in quel paese. E poi quando fai questi discorsi sembra che vuoi giustificare la corruzione, semplicemente si sta dicendo che sono due problemi di natura diversa e che fenomeni corruttivi non sono nati con l'euro, c'erano prima. In Italia sono peggiori che altrove, può essere, teniamo conto che è anche difficile poi quantificarli, bisogna stabilire cos'è corruzione, perché la mia opinione è che tutta una serie di fenomeni in altri paesi hanno dei grandi che chiamano lobbying, ma sono la stessa cosa, sono peggio. La revolving door dell'Unione Europea, Barroso che da capo della Commissione diventa presidente di Goldman Sachs International, non è corruzione, no, poi magari una soluzione che in Finlandia adesso è una delle soluzioni che vogliono applicare all'interno dell'Unione Europea è un reddito di cittadinanza a 2000 finlandesi stati a sorte, non penso che questa possa essere una soluzione. Stati a sorte non so se ne sarà soltanto uno. Reddito di cittadinanza non addirittura. Comunque scusate, se mi proponete come soluzione alla crisi, da per ingenesi etico morale dell'individuo, c'è un signore, per chi è credente, morto in croce 2000 anni fa, che ci ha provato, ha fatto anche un certo rumore, non mi ritengo l'altezza di proporre nulla di simile. Assolutamente no, ma paradossalmente sentirmi dire che evadere l'IVA è normale, francamente la ritengo un'offesa. Una cosa più pratica, se introduce una cosa come quella che stiamo proponendo, cioè di ricadere il fiscale,
e la eroghi alle aziende, la eroghi in funzione di rapporti di lavoro perfettamente in regola, per cui certo. E questo è un disincentivo e una fonte di emersione, per esempio, delle situazioni irregolari. C'è anche l'aspetto che sarebbero corrisposti a fronte della denuncia dei redditi. Assolutamente. Per cui, chiaramente, se tu hai denunciato di meno, ricevi di meno. Ma dopodiché non è che risolvi completamente il problema, però sicuramente va nel di essere attenti. Nel momento in cui riduci comunque la pressione fiscale, è evidente che viene anche meno l'esigenza di evadere, voglio dire. Quindi crei un sistema che favorisce in ogni caso il rispetto delle norme fiscali. Ma al di là di questo, in relazione al tema che cosa si può fare, che poi mi sembra l'aspetto fondamentale, cioè il vero motivo per cui siamo qui oggi, almeno per quanto mi riguarda, e poi cercare di capire le idee, le analisi, le diagnosi, le prognosi, ce le abbiamo bene o male un po' tutti, sfumature un po' diverse, ma come facciamo a diffondere queste idee? Il problema è chiaro ed evidente che è questo alla fine, perché ci vediamo di fronte al panorama politico attuale, per cui appunto problema occupazionale, 5 Stelle almeno i vertici non ce ne parlano, l'importante è l'onestà. Problema occupazionale nell'ambito della Lega, si dice solo di uscire dall'euro per poi fare una flat tax 15%, pago 15% insieme a Berlusconi, quindi secondo la Lega sarebbe tutto a posto così, aumenteremo le forbici e le disuguaglianze sociali in maniera impressionante. Abbiamo un PD che vuol dire ce lo chiede l'Europa, abbiamo, che cosa c'è rimasto? Non lo so più, c'è Berlusconi e ci dice moneta fiscale e ci dice però anche Draghi Premier. Quindi come facciamo questa situazione qui effettivamente cercare di implementare queste idee, portarle avanti, vederle finalmente applicate? Segnalo un'iniziativa e lascio poi subito la parola a Federica che voleva intervenire, credo sulla serena. Innanzitutto un'iniziativa è stata depositata in Cassazione, non basta, sia chiaro che non basta, cioè noi dobbiamo cercare di scoprire un meccanismo in cui la cittadinanza attiva riesce a trovare dei meccanismi di influenza dei soggetti di rappresentanza politica. Questo è evidente, che quindi quello che dico adesso non basta, è solo un segnale. È stata depositata in Cassazione una proposta di legge popolare dal titolo La moneta che non c'è, che è sostanzialmente una proposta che si rifà essenzialmente al progetto della moneta fiscale. Siamo in attesa dei moduli vidimati dalla Cassazione per partire con la raccolta firma, e non appena l'avremo avremo 3 mesi di tempo per raccogliere 50.000 firme. Sarà importante che gli attivisti attivi, i militanti di partito e quant'altro che conoscono questa proposta, ne comprendono la portata in termini di espansione fiscale e quant'altro, ci aiutino sicuramente nell'ambito della raccolta delle firme, ma non solo, ma soprattutto la rappresentino ai loro referenti politici. Perché in ogni caso è vero che il destino delle leggi popolari lo conosciamo bene, mi sembra su 270 iniziative portate in Parlamento ne sono state approvate 3, quindi è chiaro che non partiamo con il massimo dei presupposti, delle prospettive, delle speranze e quant'altro, però rappresenta in ogni caso un'ulteriore spinta alla conoscenza, alla diffusione di questo progetto, che deve diventare metapartitico. Nessuno dei partiti attualmente sposa apertamente la necessità di avviare politiche espansionistiche. Questo è il problema fondamentale. Non c'è nessuno dei partiti che ci parla di espansione fiscale. Chi ci parla di espansione fiscale finalizzata all'aumento dell'occupazione e quant'altro? Prego. Chiedo scusa, c'era prima Federica. C'era prima Federica, poi lasciamo la parola all'ultimo intervento e naturalmente poi agli ospiti se hanno stimoli o riflessioni in merito alla capacità di influenza che può essere generata dalla cittadinanza nei confronti della politica. Prego. Una domanda: come fare per sistemare la situazione e poi si risalta la situazione e l'attuazione di quello che diceva Marco Cattani è difficile perché non c'è una forza politica che possa attuare quello che comunque... Perché quella al governo non lo fa al momento, poi. Ecco, però comunque sia, secondo me va bene fare cultura e rendere consapevole le persone, i cittadini, e essere comunque dei cittadini attivi, però è importante creare un fronte politico per sistemare la situazione. E quindi tante volte anche la cittadinanza attiva piuttosto che le attività culturali possono essere fatte lo stesso in un fronte politico
e comunque nel frattempo ci si può portare avanti in un'organizzazione che possa sistemare la situazione. E quindi quello che hai detto tu, non è sicuramente, mi sembra che forse possiamo lasciarci il contatto. Comunque, la soluzione si potrebbe comunque trovare come questo. Allora, detto questo, allora, siccome allora, io ho fatto parte del comitato del no, eravamo in attesa del coordinatore Pierpaolo Pecchiari, purtroppo credo che abbia avuto un problema perché mi ha confermato che ci sarebbe stato. Va bene. Allora, comunque volevo dire che chi ha portato avanti la campagna del no è stata una forza diversa, ma ci sono state anche le sinistre che hanno portato avanti questa lotta, infatti la maggior parte delle persone del comitato del no erano di sinistra. E, allora io non ero, sono stata una cittadina attiva, però responsabile del Paolo Pecchiari, e adesso vi parlo non a nome del comitato ma da una persona esterna. Volevo dirvi che allora, i comitati trentini del no hanno, in cui c'è dentro anche l'Idea della Pace, hanno praticamente dato la proposta di creare un fronte politico per non sprecare quindi tutto quello che è stato fatto durante la campagna del no. Allora, sulla base di questo, molti cittadini attivi, avvocati, eccetera, abbiamo scritto un avvocato che si chiama Mario Giambelli, però stiamo proponendo un appello in cui si vuole praticamente coinvolgere i comitati del no. Infatti andremo il 21 a Roma e vorremmo creare una forza politica che consideri il vincolo esterno e il fatto che i trattati europei e l'Unione Europea non rispettano la Costituzione, e quindi sulla base di questo portare avanti un lavoro organizzativo. Sì, infatti seguiamo con molta attenzione il tentativo di Pierpaolo di creare questa, credo che assumerete la forma. Un'altra parte che non è chiari, però io faccio parte del Comitato Trentino di cittadina attiva, però io in questo momento sto parlando della proposta del Comitato Trentino. Ma Pierpaolo, della fazione interna al Comitato del No che sta proponendo la presa di posizione anti-euro del Comitato. No, poi è un bellissimo appello. Questo è informato. Ecco, detto questo, volevo chiedervi, io ve l'ho portato e se per caso avete firmato per sostenere questo appello, mi dite che firmo io per voi con i vostri nomi e altri, oppure potete cliccare, cioè vedere il link. Ma 5 stelle firmano con gli almeno facci firmare per noi, no. Almeno Federica Caraccio, se non sbaglio, quindi potete entrare tranquillamente in contatto, immagino. Ma sei Caraccio, non Luciano Parra. Dov'è che si può leggere? Allora, allora c'è un evento con su scritto appello per scrivere il futuro del nostro paese, oppure se no, se mi chiedete l'amicizia di Federica Caraccio, ti dico un piccolo. Ok, su Facebook. Sì, e qui poi intanto ti grazie. Benissimo, c'era forse il signor che voleva fare l'ultima domanda. No, è stato interessante giovane. La proposta di questa, non so, sembra neanche moneta alternativa, non moneta fiscale, chiamarla moneta alternativa. Poi fare la fine magari che hanno fatto i bitcoin, l'establishment che si pone in maniera, diciamo, cioè, pensiamo un attimo che noi stiamo creando una situazione all'interno di un insieme che è nettamente più grande dell'insieme Italia e che quindi come macrocellula probabilmente è molto più semplice per loro inghiottirci che essere loro risucchiati da noi. All'interno di questa configurazione noi tiriamo fuori questa moneta, cioè moneta parallela. In questo scenario io dico, chi governa, che non sappiamo bene chi sono le commissioni, la BCE, sono dei fantasmi che compaiono però sempre al momento opportuno, quando ti devono dare le quote latte, quando ti devono dare i limiti, i cap all'espansionismo
diciamo, nazionale oppure delle migliori risorse, delle migliori energie. Quando c'è qualcuno che li sta espandendo, compaiono, questi fantasmi si materializzano e c'è la soluzione, la risoluzione della commissione, eccetera. Allora, ok, all'interno di questo scenario, dico, lei prende, va a parlare con il PD, che è l'interfaccia, diciamo, è quello che deve eseguire i dettami. Ora il PD dice: fammi capire bene, questa proposta qua è pericolosa, ma non è pericolosa per il popolo italiano, è pericolosa per la macrocellula, no? Infatti non va, no? Ok, perfetto. Allora, chiunque va al governo, non funziona, chiunque va al governo, ok, che non prende una decisione di principio rispetto alla sovrastruttura, deve essere una posizione di principio, perché io, anche se posso apprezzare la sua scienza nell'aver trovato questo tipo di artificio economico che magari ci consente anche di migliorare il nostro modo di vivere socialmente, non posso dimenticare di essere un emerito schiavo, ok? Non lo posso dimenticare. Non posso dimenticare che ci sono delle politiche che vengono fatte sui lavoratori che sono tese a svalutare il valore del lavoro. Allora, noi ci guardiamo in faccia e diciamo: ok, portiamo avanti questa idea che magari in questo momento, ma quanto tempo dobbiamo prenderci in giro, fino a quando dobbiamo dire questi vanno messi sotto? Cioè, è così che bisogna fare. Sa perché i partiti in questo momento storico sono antistorici? Perché sono frammentati. Questo è il momento in cui non ci deve essere mille partiti, ci deve essere un popolo. O lo capiamo, o se no noi siamo fottuti. Quindi, per me, destra e sinistra devono unirsi e andare contro il nemico comune. Questa è la mia visione. Magari sbaglio. Se ci fosse la strada per farlo e attuarlo, noi saremmo tutti d'accordo, nel senso che quello che noi proponiamo infatti è un atto di sovranità, è un atto di sovranità dello Stato, cioè che noi proponiamo, lo propone Marco, io chiaramente lo condivido, è un atto di sovranità dello Stato italiano. E il problema poi fondamentalmente perché non si fa è esattamente quello che dici tu, cioè non lo si fa perché non c'è una compagine politica che ha la forza di imporre una decisione sovrana rispetto ai dettami dell'Unione Europea. Come si crea questa compagine? Sicuramente probabilmente le affinità tra una sinistra sovranista e una destra sociale sono molto di più di quelle che possono sembrare in apparenza, probabilmente, ma sta di fatto che in termini di rappresentanza partitica purtroppo ci troviamo ancora di fronte a questo spettro drammatico. Ma perché poi non c'è il popolo. Cioè, come ho detto prima, cioè, ci sono classi politiche, classi economiche che beneficiano e hanno beneficiato di questo sistema, e classi che ci hanno rimesso. Quindi non c'è il popolo italiano che si deve ribellare, cioè, perché altrimenti si sarebbe già ribellato. E c'è chi beneficia di questo sistema e chi non beneficia di questo sistema. Cioè, il popolo è una costruzione astratta che non esiste, cioè esistono le classi sociali. Poi se tu dici l'idea, a un certo punto l'identità italiana arriverà a sovrastare qualunque interesse di classe, mi sembra molto difficile, onestamente. Cioè, soprattutto se c'è chi beneficia da questo sistema. Anche io mi sento... chiedo scusa un attimo, seguiamo un attimo perché c'era Joel, poi Andrea. C'era 30 secondi. Sì. Prima forse mi rappassivo quando alzo la voce, perché cioè, comunque comprendo la pragmaticità, si dice così, ok, del credito fiscale, quindi al di là del posto di lavoro garantito, l'importante è che comunque la gente che già c'ha l'azienda comincia a ingranare un motore, perché sennò andiamo sotto al treno. Ecco. Poi come purtroppo come divulgarlo a livello tutta l'Italia non lo so, di solito alla fine ci sono le classi intellettuali, diciamo, comunque le persone più affine a capire le cose, che normalmente purtroppo prendono le decisioni degli altri. Il sistema non piace a me così, però solitamente è sempre stato così. Mi piacerebbe che tutta l'Italia comprendesse il credito fiscale, la banca, come deve funzionare il posto di lavoro garantito e tutto quanto. Purtroppo non è così, lo spero che lo sia in futuro, insomma basta. Andiamo in pace. Allora Andrea e poi la ragazza. Allora. Dai, prego Andrea. Grazie, volevo così dare una mia
il mio contributo è aiutarmi. Intanto complimenti, perché fino a 19 anni pensavo andassero a finire non aveva un ventesimo di questa perché non c'era l'euro esatto perché no, la mamma 500.000 lire comprare un motorino e tu giustamente dicevi ma perché dobbiamo usare tra virgolette Marco passami il termine un palliativo, ma insomma se questo evo è un problema dobbiamo uscire e basta. Tanto abbiamo capito. È quello che mi dicono in tanti. Ed è quello che ed è la stessa cosa che abbiamo che Daniele poi ha detto si dovrebbero unire a destra e a sinistra, basta, deve essere il popolo che si deve alzare la voce. Sono perfettamente d'accordo. Trovo però che già per esempio in questa stanza quando prima si è parlato di abbassare le tasse, evasione eccetera ci sono stati punti di vista in realtà non contrastanti perché probabilmente poi la pensiamo di fondo in modi simili sui principi eccetera però per esempio questo sacco nero i pro euro e ce ne sono comunque diversi alcuni anche molti anche in buona fede, alcuni no, quelli che contano probabilmente no, ti dicono che quel sacco nero non è una cosa che ti impedisce di respirare, ma ti ripara dalla pioggia, che se te lo togli ti ammali. Quindi l'idea di Marco ha una, è a fondamento ed è probabilmente geniale, perché a un certo punto metterà quei signori che adesso hanno detto sì, l'idea è che lui in fondo sta solo dicendo senti che un sacco nero io lo voglio tenere perché cavolo abbiamo firmato dei trattati noi vogliamo fare i buchi per respirare e quei buchi per respirare e magari anche due buchetti per gli occhi e per quanto riguarda i sassi sulla schiena lì teniamo tutti però con due tiranti teniamo un po' su il sacco. Cioè, e quindi a quel punto per mettere in un angolo il fatto di dire cazzo se ci dite di no allora volete il nostro male cioè allora lo fate apposta ma in questo senso che lo trovo perché cioè ma non si può problema perché in Grecia in realtà nel senso allora se cioè, avessi detto di no io ho sempre pensato di allora, in Grecia moneta fiscale l'hanno introdotta e si è andata a proporla non solo noi anche gruppi che avevano progetti simili. Questo progetto sul tavolo di Ciro di Varoufakis è arrivato. Non si sa perché Tsipras, forse che conosce l'ambiente, il contesto, ogni volta che menzionava in passato il tema moneta parallela, lo accennava l'uscita. Per lui, in Perù una moneta parallela uscita dall'euro era la stessa cosa. Tecnicamente non è la stessa cosa. Però c'è una confusione, non ho mai capito quanto dovuta a limiti di approfondimento conoscitivo. Non bisogna illudersi che in realtà l'Europa voglia che le cose vadano meglio. Cioè, no, questa illusione perché Draghi mentre prende il caffè potrebbe decidere una manovra e fare in modo che tutti i greci siano pro-europei, che gli fanno le corone d'oro. Prego, se vuole Draghi farsi voler bene, io parlo di un'istituzione, non della Commissione, in un istante lo fa. Quindi il problema è che loro vogliono esattamente questo, tutte le cose che noi vogliamo immaginare e per illuderci che in realtà la cosa sia meno nera. Ma in realtà per questo le soluzioni tecniche non esistono, la pensa esattamente così, però trovo che molte persone non lo sappiano ancora, molte persone non ci credono che l'Europa avrebbe salvato la Grecia subito, l'avrebbe salvato nel 2007, in un istante l'avrebbe salvata. Erano cifre talmente ridicole rispetto a un'IMU italiana che ma io non avevo avuto la maschera. Onestamente io non ho fatto la maschera, cioè gli occhi del mondo. Sì. Perciò dico, la cosa è successa già, nel senso che non c'è speranza, come diceva credo anche prima Thomas nell'introduzione. No? Ma io mi permetto di aggiungere una cosa, cioè qualche mese fa c'è stato Brexit però. Cioè così come c'è stato il no espresso di della Grecia. E successiva passata di tempo presa per il culo da parte del governo, perché comunque di fatto è stato quello, c'è stato anche Brexit, cioè di fatto loro sono fuori adesso. No, vabbè, da un punto di vista tecnico non è paragonabile, a parte che non sono neanche usciti ancora, sono comunque qualche marcia avanti, non è neanche lontanamente paragonabile da un punto di vista economico, quindi. Perché loro hanno una valuta fluttuante autonoma. Ma certo, però e nonostante questo
ragione una posizione di partenza. Un regime troppo forte questo qui, vedo che infatti, cioè, proprio, cioè, nel senso, è qui che rispondiamo alla domanda, ma gli italiani sanno di cosa stiamo parlando o no? Cioè, in Inghilterra hanno la sterlina, capiscono di economia meno di tutti gli altri per una storia che hanno di economia, e nonostante questo si sono presi anche il lusso di dire ragazzi qua ci stanno fregando un attimino e se ne sono usciti. Cioè noi che invece non abbiamo niente di nostro, perché di fatto, cioè, prima hai citato la Costituzione, mi ha fatto piacere, perché vuol dire che gli italiani ci tengono la Costituzione non, anche fuori dal referendum. Cioè l'articolo 11 della Costituzione praticamente l'abbiamo cancellato noi, ed è un principio fondamentale. Cioè, perché non ditemi che la sovranità noi ce l'abbiamo adesso, non abbiamo nulla di sovranità, che sia monetaria, che sia parlamentare. Cioè, noi non siamo più sovrani, non siamo Stato in questo momento. Ma noi adesso però vi faccio la sua domanda quando c'è lo stesso punto che abbiamo la sovranità, non è vero, abbiamo la sovranità fiscale, abbiamo, cioè, limitata, una sovranità fiscale limitata, perché se devi rispettare i vincoli del pareggio di bilancio, dicendo, però è proprio una sovranità, quella residua sovranità che abbiamo è quella sovranità che ci consentirebbe, ci fosse la volontà politica e lo scopo. Ma con un deficit 3% noi riusciamo a, cioè, gestire i nostri problemi a livello fiscale? Non ce l'abbiamo più, siamo... No, non abbiamo neanche quello. Non abbiamo quello. Siamo sotto il 3, dovremmo andare a 0. Sì, il fiscal compact non prevede neanche il 3. Non prevede neanche il 3. Comunque. Quindi è bene questo meccanismo di riuscire. Noi stiamo parlando semplicemente di quale può essere un percorso da identificare per superare, io sono un po' riudato, ribadisco, ho detto all'inizio, una difficoltà operativa, perché la spaccatura dell'euro, c'è chi dice si fa in un weekend, c'è chi dice è un disastro cosmico, io non sono né per una tesi né per l'altra, penso che sia un processo complicato, gestibile ma complicato. Allora cercherò di identificare qualcosa che sia più semplice, più pratico e più completamente attuabile, perché non è un tema secondario a mio modesto avviso. Poi dicevi tu prima la Grecia, sì, ricordiamoci anche una cosa, la Grecia ha fatto un referendum dicendo siamo contro l'austerità, però quando si dice è stato una espressione di disconoscimento della democrazia il fatto che il referendum sia stato letto alla morta. Io su questo, con la massima simpatia per la Grecia, simpatia e solidarietà, e con la massima disistima per l'Unione Europea, devo anche dire, facciamo una riflessione, i greci hanno votato per bloccare l'austerità, ma nessuno ha votato in Germania, ma neanche in Francia, ma neanche in Spagna, ma neanche in Italia. Se si fosse fatto un parallelo referendum dove i greci votavano per rimuovere i vincoli di austerità e in Germania, ma anche in Francia, in Spagna e in Italia si votava per dirsi d'accordo, pensate che sarebbe passato? La verità è che non esiste un'identità europea, non esiste una solidarietà tra i vari paesi, e questa è la distorsione del conflitto europeo. Io proverei a dire, se facciamo un referendum in Germania dicendo i greci hanno votato per rimuovere i vincoli di austerità, il tedesco si è d'accordo? Allora c'è il tedesco che è filo europeo e c'è il tedesco che allora, è sottomesso alla maggioranza, la maggioranza dei tedeschi di qualsiasi schieramento politico con quello giusto erano in maggioranza contrari a rimuovere i paesi dell'austerità greca. Cioè il punto è che la solidarietà intraeuropea non c'è. In realtà la conseguenza che Tsipras doveva trarre dalla vittoria del referendum, difficoltà o non difficoltà, era che doveva uscire. Non l'ha fatto. Beh, non è mai stato nei programmi di Tsipras, cioè non era neanche non contemplato l'uscita. Cioè, però che senso aveva il referendum a quel punto? Speravo nella Spagna e l'Italia che è... in qualche maniera è un mese che lo dicevano, sta succedendo. Federica, non aveva il piano B, cioè la piano alzare la mano. Non era su avere una possibilità, era su se avere gli aiuti da parte dei finanziatori. Quindi se sì, condizionati al programma di austerità. Sì, però se tutto il popolo, il 60% dice noi non vogliamo avere gli aiuti. Dovevano accettare gli aiuti e defaultare entro una moneta e uscire dall'euro. Questo era il passaggio conseguente. E non va fatto.
Non l'ha fatto perché gli americani l'hanno mezzo minacciato, mezzo illuso che poi sarebbe arrivato il deuterolitico, come hanno messo ancora. Ma perché se non hai mai contemplato quel piano, di fatto non ce l'ha il piano di uscire. Però ovvio che non è. Certo, infatti per loro è un averlo a monte. Certo. Però dimmi che senso avrebbe fatto. Ma tu fai in corsa per rispettare la volontà popolare. Allora, che senso per la volontà? Ma lui sperava di perdere. A me sembra. A me sembra che un pochettino, sembra che appunto le gente così non vogliano ovviamente portarci a un'uscita, perché sarebbe un po' una riorganizzazione forse dei poteri, e, però è sicuramente un meccanismo che non è sostenibile, quindi io penso che prima o poi si uscirà, può essere che si vada verso appunto destre, cioè penso che si uscirà. E quello che mi chiede è il momento in cui si uscirà appunto. E noi diciamo sempre che l'Italia è una moneta troppo forte, la Germania è una moneta troppo debole. E lei anche prima ha parlato della differenza di produttività e di costo di competitività, e anche tutto comunque c'è stato per un meccanismo diciamo di inflazione che non ha più funzionato regolarmente, nel senso che una volta che c'è stata la moneta unica diciamo ci sono state delle differenze di inflazione che c'erano anche prima, ma che erano compensate dalla fluttuazione dei cambi. Quello che voglio dire è che quindi adesso dovesse uscire diciamo domani Italia e Germania, sì. È pensabile quindi che ci sarà una valuta italiana più debole di una tedesca, e se sì, certo. Ma perché allora molte, magari anche appunto, penso gli italiani, perché ora sarebbe ipotizzabile che gli italiani iniziassero ad avere i loro risparmi in un titolo di Stato tedesco? Cioè so che adesso c'è un 2% mi sembra, penso di differenza sui 10 anni, fino adesso è negativo, questo momento è un po' un consiglio per gli investimenti. No, no, nel senso per dire, vuoi investire ormai i titoli americani, no, però essendo che anche prima, nel senso ormai si sa, ormai viene messo fortemente in dubbio la sostenibilità dell'euro. Però sono anni che è così. E se facevi questo ragionamento al 2012, quando sembrava di essere un passo rotture, forse veramente lo si era, e poi la rottura non è. Infatti però c'è stata una fuga di capitali verso la Germania. E comunque non esserci anche ora. Quei due punti di differenza esistono, ma infatti la valutazione è contro il Bund tedesco rende 0-10 anni. Contro BTP italiano rende il 2% 10 anni, quel 2% di 10 anni è la stima probabilmente che può essere, ponderate per il fatto che non sai se e quando verrà la rottura. Non è un po' sottostimato questo 2%? No, l'inflazione è un 14% soltanto abbastanza equilibrato, perché il 20%, cioè il 2% di 10 anni, probabilmente è un po' poco, ma non sei certo che avverrà né quando, quindi... ha una logica questo fatto. Comunque ragazzi, io farei l'ultima domanda a Thomas. Esatto, perché forse stiamo andando fuori, visto che domani Thomas partecipa in ogni caso a un congresso importante di sinistra italiana, dove i temi del rapporto tra la sinistra e l'Unione Europea saranno al centro dell'attenzione e quant'altro, e quindi non si potrà non porre la questione del come attuare delle politiche espansive che vengono invocate, quantomeno a parole, da sinistra italiana. Quindi una formazione partitica che si pone in maniera responsabile il problema di attuare politiche keynesiane deve indicarci anche come le attua. Quindi posso immaginare, essendoci la presenza di un Bagnai, che la linea potrà essere, almeno chiaramente quella espressa da Bagnai, che si esce assolutamente dall'euro. Questa potrà essere poi alla fine la linea sposata da sinistra italiana, perché mi sembra che un Dattore invece, almeno nel contesto di un convegno che è stato fatto a Roma a giugno, ha espresso molte più cautele e perplessità in relazione a tutta una serie di problematiche e preoccupazioni dell'opinione pubblica italiana, dell'elettorato, circa questa strada del backup, che poi è purtroppo una delle problematiche fondamentali, nel senso che noi, Marco, io sono sicuro che firmerebbe anche domattina per il break-up dell'euro. Il problema è che nessuno lo vuole fare, nessuna forza governativa si assumerebbe mai la responsabilità di farlo, e né l'elettorato e l'opinione pubblica italiana glielo chiede. Quello è il problema di base, cioè che noi continuiamo a votare dei partiti che
su questo tema continuano a tergiversare, a essere del tutto ambigui, penso al Movimento 5 Stelle. Ma Ferrari non vorrebbe mai uscire, quindi, esatto, appunto, esatto, non vorrebbero mai uscire, ma gli stessi elettori chiaramente di questi partiti non glielo chiedono minimamente, voglio dire, quindi chiaro che si crea un circolo vizioso. Quale tu pensi, Thomas, possa essere la posizione che emergerà come prevalente e diventerà poi l'orientamento predominante di sinistra italiana in relazione alle tematiche di esco, non esco all'euro, applico i crediti fiscali come metodo alternativo morbido di fronte al quale nessuno mi può dire nulla? Come vedi che sarà l'evoluzione della discussione? Ti chiedo di dire ancora la sfera di cristallo. Beh, il futuro di sinistra italiana credo che sia più imprevedibile del futuro dell'Europa. Perfetto. Ci basta una risposta. La questione, secondo me, è brevemente: cioè, se un partito, diciamo, di sinistra, ma qualunque partito che comunque accetta che, diciamo, la strada è quella, diciamo, dell'uscita, debba porre la questione in maniera esplicita, diciamo, in un suo programma elettorale, poniamo. O debba invece concentrarsi sui temi classici, cioè lavoro, occupazione, pane, terra e libertà, e poi su come si ottengono quelle cose, poi ci pensiamo noi. Questo è un dibattito, diciamo, che c'è, e, diciamo, secondo me ormai, appunto, come dicevi anche tu, non è più il tempo dell'ambiguità, cioè nel senso bisogna non prendere posizione in maniera chiara su questi temi, uno lo paga. Credo che poi è vero, questo rappresenta un problema. L'Italia è un paese, appunto, di ex risparmiatori ormai, ma comunque un paese, diciamo, anche anziano, quindi tendenzialmente, diciamo, un po' conservatore, per cui le soluzioni drastiche tende a non apprezzarle. Detto questo, credo che la cosa sta cambiando, certo. Anche l'esito del no al referendum, nonostante, diciamo, il vantaggio mediatico che c'è stato, che prevedeva esiti catastrofici in caso di una vittoria del no, la dice lunga sul fatto che comunque la gente si sta staccando. Cioè, sicuramente la propaganda mediatica dell'establishment è molto più debole di prima, e quindi magari, che ne so, anche solo un anno fa ti avrei risposto sì, effettivamente mettere l'uscita, insomma, nel tuo programma sarebbe rischioso, sarebbe evitare. Oggi ti dico che forse invece le cose sono cambiate, quindi forse sarebbe utile evitare ambiguità, cioè necessario, ma forse anche utile, perché insomma l'abbiamo visto poi nel caso dei 5 Stelle, cioè nel senso che sono stati un po' ambigui, insomma, però si tenere il referendum sull'euro è riuscito poi più volte, non mi sembra che abbia intaccato particolarmente, diciamo, ogni consenso che c'è nei confronti del 5 Stelle, anzi, quindi io credo che sarebbe il momento di abbandonare l'ambiguità, se questa sarà la strada che segue la sinistra italiana. Lo vediamo, iniziamo a vederlo da sapere. Ragazzi, non parliamo del Partito Democratico, sì, ma Federica, abbiamo sforato di un'ora le ultime due cose. Eravamo in mezz'ora in partenza. E tempo, e poi... Perfetto, perfetto. Ma siccome ho fatto la domanda a lui sulle domande, siccome ho parlato delle persone che hanno organizzato l'evento, sì, e ha detto che sarà un momento di riflessione, ci saranno diverse posizioni politiche di... per uscita, chi no, però almeno c'è l'occasione di affrontare, ci sarà un'occasione di questo argomento, e comunque è stato organizzato dai Tetti Rossi, che si fanno parte di Sinistra Italiana, ma sono i giovani di Sinistra Italiana, quindi i miei sì, sì, grazie, conosciamo qualche organizzatore. L'ultima domanda per il tecnico, lei ricorderà che alcune settimane fa sui social abbiamo imbattuto di quella famosa domanda che un giornalista fece al vice ministro Zanetti. La domanda era questa: e se Draghi bruciasse tutti i titoli dei debiti pubblici, cosa succede? Niente. Io, ecco, ci siamo dati una risposta sui social, però tecnicamente cosa può succedere? Niente. Quel fuoco, basta. Ecco, la risposta. Sono attivi dalla Banca Centrale Europea, e la Banca Centrale Europea ha un patrimonio netto negativo. Siccome sta un po' a soldi, il fatto che la banca centrale abbia un patrimonio netto negativo non ha nessun rilievo. Cioè, come faccio ad andare in difficoltà io su un problema finanziario se ho la facoltà di stampare i soldi? Infatti questo è un punto. Il debito pubblico delle altre banche centrali viene considerato di fatto bruciato. Cioè, nel senso che uno pensa che, come dire, i titoli di Stato giapponesi ritirati dalla banca centrale giapponese. Ragazzi, vi ringrazio per la vostra pazienza. Spero che vada tutto. Grazie, ringraziamo anche il relatore.